Amici, di Formula Italian Team mi vedete, sono da solo, sono come di consueto Hiroshi, per voi Raffaele Lelli, ma tra pochissimo ci raggiungeranno tutti gli altri. Andrea Longagnani per il commento di questo 13° GP con la Master League, come di consueto c'è Bendy alla regia. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. Ovviamente ci raggiungerà anche la direzione di gara rappresentata da Andrea Badolato, se non vado errato, o Andrea o Marco Vertes, insomma qualcuno lo avremo a disposizione. Noi, come di consueto, in questo appuntamento con lo studio pre-gara in versione ridotta, questa sera ci concentriamo semplicemente su ciò che ci aspetta sul circuito di Zandvoort per questo 13° round con la Master League alla stagione agonistica 2021-2022. Per la prossima settimana stiamo organizzando con gli ospiti, sapete, ma è un po' complicato riuscire a trovarsi, soprattutto in questi orari e per uno spot di tempo, diciamo così, tirato, soprattutto quando si tratta di raccogliere influencer e opinionisti sul mondo della Formula 1 reale, in questo caso come stiamo cercando di fare, e eventualmente anche virtuale. Io direi che quindi possiamo iniziare l'avvicinamento al GP d'Olanda, come di consueto, con le grafiche, i vari video che il nostro staff ha preparato per questo GP. Direi di iniziare proprio da ciò che è successo l'anno scorso e i numeri che si sono legati ai 4 km 259 metri e le 14 curve del circuito di Zandvoort, che è tornato dopo una pausa di 30 anni dalla Formula 1. È quindi la seconda edizione. Come detto, l'anno scorso l'esordio che vise una gara rocambolesca, ricca anche di safety car che andarono a scombussolare i piani. Alla fine riuscì a svettare Smokeman e Alberto Dudedue davanti a Reurey, che aveva anche guidato il GP, ma proprio per una safety car nell'ultima quindicina di giri Re ha puntato su una gomma più dura, Alberto e Smokman invece su una gomma più morbida, ciò quindi gli ha permesso di compiere la manovra di sorpasso senza troppi problemi alla staccata di curva 1 alla Tarzan. Ovviamente per quanto riguarda la pole c'è solo un dato, e quindi Alberto Foltran, pilota che tra i primi su Formula Italian Team riuscì a qualificarsi anche agli sports nella annata d'esordio. E ovviamente per quanto riguarda le vittorie, lo stesso Davide Semperboni, Smokman 845, altro pilota che nel circolo diciamo virtuale a livello di sports anche lui detto la propria. Per quanto riguarda il giro veloce, 1.8700, 1.10756, i tempi fatti registrare dai piloti difficilmente quest'anno verranno abbattuti, perché 1.8 è un signor tempo, lo vedo complicato. Sarà molto interessante vedere eventualmente se qualcuno della massa riuscirà a raggiungere questo tempo monster. Mi permetto di dire, per carità, non è che ho fatto questi grandi tempi in settimana, però vedendo anche la Pro e la Sport mi sembra un po' esagerato riuscire a raggiungere questa prestazione. Vedremo comunque con un incarognitissimo Matthew che viene dalla pole e dalla vittoria la scorsa settimana in Belgio davanti a Di Legge e Rafoidex. A chiudere il podio, Zeta Pro Mauro, la sua prima top 5, J Sport a chiudere questa top 5, poi via via tutti gli altri. Questa sera ritroviamo tra l'altro il Red Bull Dead, dopo l'assenza della scorsa settimana e qualche titubanza, ecco, nella settimana precedente di pausa, che c'è stato quel trambusto, ecco, nei team, i vari spostamenti dei terzi piloti, chi è entrato tramite il Fitted Draft, come Advance Seppola dalla Sport alla Master. Questa sera avremo l'esordio di Namek, che ha ben figurato in Formula Open, e questa sera quindi sarà anche al suo esordio in Master League. Avremo Alesi per quanto riguarda il team della Pro League, quindi con i piloti che si sono qualificati, i primi due classificati essenzialmente disponibili di Sport e Pro League, ormai l'avete imparato, salgono in Master per questa serata. Dovremmo avere anche Stam, che secondo è arrivato lunedì Sport, e quindi avremo un po' di dinamismo anche in questa serata e vedremo se questi piloti riusciranno a dire la loro anche in questa categoria regina. Per quanto riguarda Formula Italian Team, lo so, trambusta quest'anno, ha subito tante defezioni anche tra virgolette nate dal nulla, insomma un po' inaspettate, ecco. E però andiamo avanti senza alcuna difficoltà, andiamo avanti anche con le action zone per vedere dov'è possibile fare cosa su questa pista. Ovviamente la staccata di curva 1 è il luogo ideale, visto che la zona di DRS, la prima, permette un attacco alla staccata di curva 1, la Tarzan. Rettilineo breve per quanto riguarda la partenza, e quindi ci si presenta con un grande trambusto, con tutte le vetture affiancate, e vedremo se riusciranno a destreggiarsi nel migliore dei modi i piloti. Qui qualche sorpasso l'anno scorso, comunque siamo riusciti a vederlo, in particolar modo sul rettilineo principale, e poi
Per concludere senza troppi problemi, dentro alla staccata di curva 1, con un po' di lotta tra i vari piloti, dall'interno anche dall'esterno, un po' un moto d'orgoglio anche per Saro Prost, qui nei confronti della Williams di Emma Felix, una delle poche gare che riuscì a correre il pilota l'anno scorso nel GP d'Olanda, fu il quarto/quinto round, qui grandissimo sorpasso di Danilko, in due addirittura riuscì a sopravanzarne, ma Felix nel cercare spazio poi purtroppo andò ad impattare contro Reimann, che sfruttò tutta la via di fuga per riuscire a difendersi. Intrigante la pit lane, che come vedete è molto stretta, si gira tanto più stretti i piloti e poi ci si catapulta in pista, e quindi potrebbe essere plausibile qualche ruota a ruota qui in curva 2 e curva 3. Curva 3, banking elevatissimo verso sinistra, e nei primi giri potremmo vedere qualche scambio anche in questo frangente, e perché no anche con il proseguo del GP, uno dei pochi punti quindi dove anche si può cercare il sorpasso. Curva 8 difficilissima e rapidissima, la 7 si esce oltre i 250 km/h, bisogna saltare sui cordoli, in quel caso vedemmo Alessandro Verni andare contro le barriere e provocare la safety car. Un rapido sguardo anche alle gomme, se possibile Bendy, perché non ci si aspetta questa grande varietà per quanto riguarda le strategie, bisogna stare molto attenti nel T2 per quanto riguarda le temperature, il surriscaldamento della gomma è davvero dietro l'angolo, quindi dell'anteriore sinistra in particolar modo, quindi bisogna stare molto molto attenti. Come vedete, portate alla Pirelli il compound più duro, quasi sicuramente vedremo una strategia a due soste con soft, media, soft o soft, soft, media, o viceversa, soft, soft, media, o partire eventualmente con la media. Insomma, ci sono un po' di possibilità, anche cercare di tirare la gomma per fare una singola sosta potrebbe essere una scelta interessante, assolutamente da scartare la gommatura. E come già detto in precedenza, attenzione alla safety car che potrebbe scombussolare i piani, e quindi qualche pilota che potrebbe essersi salvato un treno di gomme potrebbe approfittarne poi, come detto, proprio nelle fasi finali. Io direi che salutiamo Francesco Pinna, tutta la chat, ragazzi, e tra pochissimo si vivranno questo ennesimo GP con la Master League. Da parte mia è già tutto, poiché come detto adesso ci trasferiamo in pista e ci vedremo poi questi 72 giri con il Gran Premio d'Olanda. Piccola pausa, prima ovviamente la pole position della passata stagione, marchiata Alberto Foltran. Sei in sesta fila alla posizione numero 11.
Amici di Formula Italian Team, bentrovati, buonasera. Sono purtroppo stato assente nel splendido Virtual Studio pre-gara della Master League, ma eccomi qua, sono tornato più forte che mai in commento. Questa sera siamo sul circuito di Zandvoort, Olanda, il circuito che si è riempito di una nebbia arancione, nella realtà anche una nebbia arancione, il martedì della Pro League, ovvero la categoria cadetta al 100% con la vittoria di Fabio Surname. Ma questa sera siamo qui per commentare la Master League con un capolavoro, diciamo, di Matthew la scorsa settimana a Spa, che ha dominato il Gran Premio del Belgio. Vedremo cosa ci attenderà in un circuito parecchio tecnico, pochi rettilinei, solo quello principale in realtà, molto corto, paraboliche, quindi abbiamo veramente tanto materiale questa sera per goderci veramente una bella serata, una bella nottata in compagnia dei campionati Formula Italian Team. Intanto vado a presentare, ovviamente io sono Andrea Longagnani, in arte di Erlong 2110. A fianco a me questa sera se ne va dalla stanza dei bottoni e mette cuffia e microfono per diciamo darmi una mano, anche se un occhio lo deve sempre mettere, il buon Marco Luconi, Fitmark 17. Sì, infatti, un occhio da una parte, un occhio dall'altra, ma senza problemi. Buonasera a tutti. E invece chi ormai è padrone di casa, ancor più di me, è il buon Alessandro Pietracatella, in arte Bendy. Come stai, Al? Ciao a tutti, buonasera. Sto bene, grazie. Molto bene. Allora, bene, siamo partiti con le qualifiche a breve, quindi sono tutti in pista i piloti. Abbiamo tutti su gomma soft. Il primo tempo cronometrato lo fa registrare la Ferrari di Dilegge, un Dilegge che è tornato diciamo avere sensibilità sul gioco di presentato da Codemaster. Infatti in Belgio è riuscito a strappare una grandissima terza posizione. Adesso arriva Raffo Idex che lo precede di 60 millesimi. Come detto prima, tutti su gomma soft tranne Alessio Fiorino inquadrato in questo momento. Matthew 1:10.063 arriva già a lambire il muro dell'1:09, quindi grandissima. Si fa già sentire il pilota dell'Alfa Romeo attualmente, ovviamente con tutti i ritiri che ci sono stati in Lizza, l'uomo da battere in Master League, quindi vedremo chi questa sera potrà dargli del filo da torcere. Segnaliamo che ci sarà Sdem in pista questa sera con l'Alpine e anche Namek, un grandissimo nome che deduco non l'ho seguita purtroppo perché non ho PlayStation, è pazzesco. Deduco sia il suo debutto, Marco. Sì, in Master come Open, una special race. Ha fatto dei test con la nuova, diciamo, formula che abbiamo introdotto di recente, ha fatto dei test e quindi adesso verrà inserito come insomma, wildcard nella scuderia Open, che Alfa Tauri, e vediamo un po' poi cosa succederà, ecco, come se la caverà in questo campionato, staremo a vedere. E questo nuovo format, io lo dico alla chat che saluto, grazie mille per seguirci sempre ogni giovedì, ogni giorno che siamo in live su Twitch. Dobbiamo trovare un nome per questo nuovo format, perché l'abbiamo chiamato nuovo format, ma cosa sarà? Un pit bootcamp? Per ora sono dei test, dei test privati, mettiamola così, per adesso sono soltanto dei test privati. Purtroppo i test privati, se ti sentissero le scuderie di Formula 1 reali, si vorrebbero accaparrare questi test, perché è di attualità il tema, stanno uscendo le nuove Formula 1, quindi ovviamente la Red Bull si maschera, dice che non sarà la RB18, quella che ha presentato il 9, ovvero ieri. Oggi è stata presentata la Aston Martin, addirittura attenzione perché David va in
in testa a coda alla parabolica. È un peccato per il pilota della McLaren che... Ritorniamo un attimo nel virtuale, poi riprendiamo il discorso. Aveva fatto una grandissima prima parte di gara. Intanto eccolo lì, metti 1.9.949 il tempo da registrare dal pilota dell'Alfa Romeo. Dicevo, David aveva fatto una buona prima parte di gara in Belgio. È un peccato che poi sia andato un po' a scemare sia il suo ritmo, poi qualche errorino magari gli hanno tolto un po' di concentrazione che aveva avuto, e quindi è stato un gran peccato. Vedremo se questa sera riuscirà a far vedere tutto il suo potenziale. Direi che una qualifica straordinaria, a parte Matthew che al momento con 3 giri su questa gomma soft, effettivamente qua il consumo delle gomme, degli pneumatici è veramente molto molto ridotto, un Matthew che ha scavato un solco quasi di mezzo secondo, ma dietro sono tutti attaccatissimi, perché da Raffo Idex che accusa 475 millesimi di ritardo fino a, ad Advance Apple addirittura siamo sotto i 6 decimi di distacco, quindi veramente, ovviamente la pista è molto corta, quindi i distacchi sono minimi, però è una pista che è molto molto insidiosa perché è tutta tecnica e ci sono tante curve dove, per esempio, adesso vediamo inquadrato il buon di legge, dove se sbagli il primo punto di corda di una curva a destra è finita, perché sono tutte curve in successione, quindi ci vuole veramente molta molta precisione in questo tracciato. Vediamo di legge, seguiamolo con la sua Ferrari arrivare alla penultima curva, molto molto pulito, non va vicino al cordolo, un cordolo veramente molto molto fastidioso, il cordolo interno alla penultima curva. 1.11.4, direi che in questo momento credo che di legge voglia prendere un pochettino di mano col circuito. Vediamo chi sta migliorando. Stem, 70 millesimi tolti al secondo settore, un controllo sul cordolo esterno, va Stem, infatti vediamo in questo momento 1.10.464, si piazza in terza posizione, scavalca di legge e Zeta Pro Mauro, è un grandissimo Stem in grande forma. Andiamo a vedere Raffo Idex allora che si lancia in questo momento, affronta il primo settore, arriva la prima parabolica. Qua avevamo visto nella realtà i piloti andare molto molto larghi per sfruttare la pendenza a loro favore e avere un'ottima accelerazione sul gioco. Questa traiettoria non è contemplata. Errore Zeta Pro Mauro, ha distrutto la propria vettura. Ho visto, sì, è proprio alla parabolica che porta sul rettilineo principale. Una Williams, una parabolica che immette sul rettilineo principale, molto molto ostica per le Williams anche nella realtà, perché proprio lì Russell andò a muro nelle qualifiche, non ebbe così tanti danni, infatti poi è riuscito a terminare la sua qualifica. Intanto vediamo Raffo Idex invece come la terminerà. Arriva la parabolica finale, si lancia sul traguardo in 1.10.395, migliora di 29 millesimi il suo giro. Non tanto il pilota della Red Bull, che attualmente Flaminio in quarta posizione, va a mettere un tassello importante anche per il campionato costruttori, che vede Alfa Romeo e Ferrari veramente molto molto vicine, staccate di assolutamente un punto, quindi è un campionato costruttori molto molto bello. Vedremo chi la spunterà, ovviamente di legge e J-Sport. Soprattutto Jay aveva dimostrato nella prima parte di stagione di avere un grandissimo passo e addirittura di giocarsela con gli altri. Intanto attenzione, perché Dedde si va a migliorare e si porta in seconda posizione, il pilota della Red Bull, 320 millesimi di distacco da Matthew. Di legge si porta anche lui in terza posizione, 355 millesimi. Arriva J-Sport, J-Sport si avvicina parecchio a Matthew, 186 millesimi di distacco. L'avevamo proprio nominato e ci ha sentito il pilota della Ferrari. Vedremo adesso cosa potrà fare in gara. Sappiamo che J-Sport ha un'ottima, ottima gestione dei pneumatici e su questa pista potrebbe valere tanto.
Sì, ti faccio notare che dal terzo posto fino alla decima posizione sono esattamente in 2 decimi e poco più. Veramente impressionante. E io ti faccio notare che intanto il buon Matthews fa ancora la sua migliore prestazione in 1.9775. Lima ancora 2 decimi dalla sua vecchia, dal suo vecchio tempo che non ho metrato. E diciamo, se J-Sport si era avvicinato, Matthews rimette un po' le cose Sarà come interessante. andranno. Ma io ti voglio segnalare un'altra cosa. Non so se hai visto il meteo della gara, perché No, non l'ho è visto, lo molto sai anche tu che io interessante. non lo posso vedere. È molto interessante perché porta pioggia praticamente per tutta la gara. Pioggia. Attenzione allora, perché J-Sport sappiamo essere molto a suo agio con la pista bagnata, quindi vedremo se questo potrebbe essere un vantaggio per il buon Jakub Rokita. Intanto un po' di traffico nel secondo settore, nella prima zona DRS che si incontra quando si inizia il giro. Vediamo, c'è anche Matthew che piano piano credo vada mestamente ai box. Assolutamente sì. Intanto Namek, beh, Namek come esordio non male, settima posizione per lui, attualmente ai box. Vedremo, ovviamente adesso tutti i piloti saranno concentrati sull'ultimo stint per provare a guadagnare qualche posizione. Invece Matthew si rilancia, magari seguiamolo on board questo giro di Matthew per cercare di carpire i suoi segreti di come prende la curva. Innanzitutto la prima parabolica l'ha fatta quasi come nel reale, ovvero molto molto largo, ha frenato molto tardi, non ha preso neanche il punto di corda, ma ha sfruttato tutto questo in accelerazione. Molto pulito qua, danza sui cordoli, va a sfiorare il cordolo interno, poi molto largo qui, ancora sinuoso, si muove veramente molto molto bene il pilota dell'Alfa Romeo. Se ne va verso la fine del secondo settore, 66 millesimi tolti dal suo precedente giro fatto registrare in precedenza, 4 minuti e 10 dal termine delle qualifiche, con Matthew che si lancia sul rettilineo, va ai box, decide di abortire il suo giro. Vedremo se magari tenterà un ultimo giro. C'è J-Sport, Dead di Legge che sono andati in pista, poi Fiorino invece si è lanciato, quindi io direi di rimanere su Fiorino e anche su Raffoidex, che sono i due piloti che si sono lanciati in questo momento. Vediamo, anche di Legge 3 decimi intanto, Fiorino più alto del suo intertempo precedente. Tanto di Legge si è girato, lo vedo di Aia. traverso, sì, presso il controllo, diciamo, credo la curva 2, curva, no, forse la curva 3. È un gran peccato per Di Legge. Vediamo Fiorino, 611 millesimi, forse sta facendo un primo giro molto molto lento per poi tentare di sfruttare il minor carico di carburante e andare a fare un giro un pochettino più veloce nel secondo tentativo. Qua ovviamente non si perde tantissimo, sia come consumo di carburante. Invece Alessio Fiorino va ai box. Raffoidex intanto si erge in terza posizione, va a completare la seconda fila Red Bull attualmente, se dovesse finire così. Sarebbe un grande traguardo per i due piloti della casa austriaca. Vediamo, esce intanto David, è uscito anche il suo compagno di squadra Van Seppel. Rivediamo Alesi anche questa sera. Ha corso 3 gare il pilota della Haas in Sport, in Pro e questa sera anche in Master. Quindi vedremo cosa potrà fare. Arriva adesso, si va a lanciare per il suo ultimo tentativo in qualifica. Tutto sommato una grandissima qualifica anche di Alesi, perché è vero, è ultimo, è tredicesimo, ma è a meno di un secondo da Matthew. Purtroppo l'ho gufata. Purtroppo l'ho gufata appena ho detto che stavo facendo una gran qualifica. È un peccato. È un disastro.
bandiera gialla nel T1. E quindi andiamo a vedere Matthew sceso in pista. A chi c'è nel giro? C'è J-Sport che sta percorrendo attualmente il primo settore. Arriva nell'S, molto tortuoso, ma si fa tutto in pieno. 90 millesimi tolti al primo settore. Poi ostica la curva verso destra. Qui si molla un attimo l'acceleratore. E poi si va. Curva prima a destra, poi sinistra. Quasi un tornante molto largo. E poi ci si lancia nella prima zona di RS. Si arriva staccata poderosa per andare a affrontare il punto più lento della pista. 61 millesimi al T2 tolti da J-Sport. Vediamo se potrà fare la differenza nel terzo settore, avvicinarsi un pochettino di più a Matthew e mettere al sicuro la sua seconda posizione. Arriva in questo momento alla parabolica finale. Si lancia sul rettilineo del traguardo. Arriva J-Sport 1.9.983, 207 millesimi di distacco dal primo, dal attuale poleman Matthew. Quindi molto molto bravo il pilota della Ferrari, attualmente in terza posizione nel campionato piloti. Sappiamo che purtroppo ha deciso di ritirarsi. Quindi Ti segnalo anche un errore di Namek, sempre nello stesso punto dove Z Pro Mauro ha distrutto la propria vettura. Ha perso il controllo e quindi ha dovuto abortire chiaramente il tempo cronometrato. Allora, innanzitutto mettiamoci d'accordo, è Namek. Namek, ok. Perché no, se no facciamo di nuovo la tiritera con l'anno scorso. Namek, ok. È un disastro. No, a parte questo, comunque è veramente bravo il pilota dell'Alfa Tauri. Attualmente sta facendo il suo ultimo tentativo per tentare di magari conquistare qualche posizione in più. C'è una bandiera gialla, una Red Bull lascia strada a Namek, 31 millesimi sopra il suo secondo settore. Vediamo se può togliere qualcosina nell'ultimo settore. Arriva adesso, attenzione perché... mamma mia! Sì, aveva distrutto, credo, l'ala. C'erano dei detriti ovunque. Credo che abbia distrutto anche il giro dell'Alfa Tauri di Namek. Purtroppo sì. Tanto frame di pioggia. Pioggia. Davvero pioggia. È un frame di pioggia. La pioggia. Intanto Matthew finisce la qualifica così, 1.9.677. Non vuole stare sotto i due decimi di distacco il pilota dell'Alfa Romeo. E va a prendersi quindi una gran pole. Zem ha chiuso il giro in terza posizione davanti alle due Red Bull. Mezzo secondo di distacco da Matthew. Attenzione allo spariglio, alla matta Stem, che potrebbe rubare punti preziosi alla Ferrari e anche all'Alfa Romeo di Flaminio, a questo punto, che è scivolato in ottava posizione. È una bella qualifica, veramente bella, interessante, sì. Molto bella perché ovviamente, come dicevo prima, il tracciato è molto corto, quindi favorisce questi minimi distacchi. Però se sono tutti attaccati così anche di passo gara, bisognerà vedere come se la giocano là davanti e soprattutto che strategia optare, perché se vai ai box e poi ti ritrovi un trenino di macchine che si tira col DRS alla Monaco, è un disastro. Interessante, perché con quelle condizioni sarà importante non fare errore all'inizio, quindi inizio gara nelle fasi qualificate. È vero che c'è la pioggia, quindi non c'è il DRS, quindi sarà ancora peggio, perché già col DRS hai un punto e mezzo forse di sorpasso. Se esci bene dalla prima zona, dalla curva della prima zona di DRS, puoi tentare un attacco, anche se è molto molto stretta la carreggiata, ma anche comunque soprattutto l'unica papabile zona di sorpasso è la staccata di curva 1, che comunque è molto difficile. Io ieri martedì avevo notato questa cosa qua. Se si è sopra a
ai 4 decimi viene difficile poi tentare il sorpasso, a meno che di non svuotare una gran trazione, serve gran trazione e tanta velocità di punta. Eh sì, assolutamente. Tanta parte ibrida, tanta parte elettrica anche. Attenzione, piove sui cieli di Zandvoort, una pioggia che vedremo se potrà portare un po' di vantaggio al buon Jakub Rokita. Sappiamo essere un mago sull'asfalto bagnato, il pilota della Ferrari. Vedremo anche se in trazione subito alla partenza riuscirà a impensierire un Matthew che credo non voglia concedere nulla anche questa sera ai suoi diretti rivali. Giro di pronostici prima dell'inizio del giro di formazione. È interessante perché con queste condizioni può succedere di tutto. Non vado su Matthew, ma voglio azzardare e andare su Namek. Io vado su J-Sport. No pressure per Namek al suo debutto in Master League in una pista molto molto dura tecnicamente. Comunque J-Sport, il buon Bendy ci vede lungo, vedremo se magari riuscirà ad arrivare prima del suo amico rivale Matthew, che scatterà dalla prima fila. La griglia di partenza è così composta: Matthew e J-Sport partono in prima fila, con Matthew in prima posizione e J-Sport in seconda. È tutta una roba italiana là davanti, sarebbe bello anche nel reale vedere una cosa del genere. Sdam in terza posizione con la sua Alpine, poi Dead e Raffoidex, le due Red Bull, in quarta e quinta posizione. Sesto Di Legge, settimo Alessio Fiorino, ottavo Flaminio, nono Namek, decimo a chiudere la top 10 Z Pro Mauro, undicesimo e dodicesimo le due McLaren di Advance Apple e David, e poi in tredicesima posizione la Haas di Alesi. Facciamo un breve excursus, vediamo se la chat è attiva. Di queste tre vetture del 2022 presentate, qual è che vi piace di più? Cioè, ovviamente c'è una Haas che ha mantenuto, diciamo, la stessa livrea dell'anno scorso. La Red Bull, stessa cosa, però quell'opaco dà un pochettino più di racing, se vogliamo, di aspetto racing. Non mi piace tanto come hanno utilizzato il giallo sul musetto, troppo secondo me. Gli anni scorsi era veramente bello vedere questo musetto giallo, ma ne hanno utilizzato troppo secondo me nella vettura di quest'anno. Quella che potrebbe dire qualcosa di più è la Aston Martin, che ha finalmente tolto quel rosa da quel verde che non si poteva vedere e ha usato una sfumatura di verde, un pochettino un giallo acido acceso, quindi mi piace molto ed è anche molto lucida. Vedremo la McLaren domani. Sarà interessante. Comunque anche io vado sull'Aston, il mio voto è per l'Aston. Vediamo dalla chat cosa ci dicono, ragazzi. E chissà come la Ferrari si presenterà, rosso e nero magari, sarebbe bellissimo un colore rosso e nero, le divise sono bellissime. Ma entriamo in pista perché sta per partire il Gran Premio d'Olanda nel circuito di Zandvoort, categoria Master League. Si accendono i semafori sotto un diluvio incessante, parte la gara con subito un grandissimo spunto di Matthew, che tenta di andare primo alla prima curva. Partono bene anche le due Red Bull che vanno a passare, e Sdam che si difende nei confronti della seconda Red Bull Raffoidex, e quindi rimane in quinta posizione il pilota della Red Bull. Attenzione subito all'interno, tenta di passare Sdam, si porta in quarta posizione con un attacco audace in curva 4. Molto molto bravo Raffoidex, si va a prendere la posizione anche Di Legge qua, molto sportivo Sdam, anche se lui è wildcard, comunque capisce che ci sono piloti che si stanno giocando il mondiale, quindi molto molto bravo il pilota della Alpine, che decide di non dare tanto ostacolo ai piloti ufficiali, chiamiamoli così, della Master League. Sì, una bella partenza, nessun contatto, nessun danno, quindi bene, bene così.
Bene così assolutamente. Vediamo intanto con Fiorino che non riesce a tentare un attacco sull'Alpina di Sdem. Là dietro intanto ha perso qualche posizione Namek. Invece Flaminio e Fiorino sono rimasti nelle stesse posizioni, anche Z Pro Mauro. Quindi vediamo come si chiude, si conclude il primo giro con Matthew che fa registrare subito la migliore prestazione in 1:27.092. Ovviamente a livello statistico non conta nulla, ma il gioco decide di espletare questo bellissimo fucsia da parte di Matthew. Vediamo come si articolerà la gara, perché 72 giri sono veramente molto molto intensi, soprattutto con la pioggia, con una carreggiata molto stretta, stile vecchio stile per i circuiti di una volta. Zandvoort, anche se è stato rifatto con le sue paraboliche nuove di zecca, comunque è rimasto in sé per sé un circuito vecchio stampo. Vediamo se J-Sport riuscirà a mantenere il contatto con Matthew e cosa faranno le due Red Bull, perché attualmente si trovano a panino tra le due Ferrari, che sicuramente vorranno tentare almeno un gioco di squadra per tenere a freno Matthew, magari di legge, che attualmente si trova in dietro a Jakub Rokita. Magari vorrà dargli una mano per tentare di riaprire un campionato che comunque è ancora lungo, perché mancano ancora diverse gare. Intanto Matthew 1:22.081 si prende di nuovo il fucsia, questa volta al primo giro lanciato. Intanto leggero errore di Alessio Fiorino, arriva leggermente lungo la prima staccata e infatti il distacco sale a 1 secondo e 3 decimi da Sdem, che segue il gruppetto capitanato da Dedde, Raffo Index, pilota Ferrari che segue. Tanto dalla chat arrivano i primi feed per un Francesco Pinna che dice "ia polacco". Diciamo che insomma doveva iniziare, no? Qualcuno da rompere il ghiaccio, ecco, esatto. Da polacco. Intanto salutiamo Ciurò, no? Dalla non mi ricordo, dalla Colombia. Sai che non mi ricordo se è colombiano o equadoregno. Se ci manda quel paese, probabilmente abbiamo sbagliato. Ecco. Intanto... Vediamo allora, terzo giro di 72 previsti, ancora la situazione molto molto tranquilla con Raffo Idex, che un pochettino sta perdendo nei confronti del suo compagno di squadra, che sta facendo veramente veramente un gran ritmo. 21:09 intanto di Matthew, che continua a girare molto molto forte, ma un J-Sport che gli rimane sempre attaccato al codone della sua Alfa Romeo, e invece di legge sta tentando in ogni modo di cercare un attacco per portarsi magari davanti a Raffo Idex, che sta perdendo un pochettino. Attenzione, perché vedo un'incessante lotta tra David e Z Pro Mauro, quindi attenzione, perché è molto molto vicino il pilota della McLaren nei confronti della Ferrari. Qua ha perso un pochettino, forse un po' di smalto, forse un po' di spauracchi all'uscita di curva 4. Lì bisogna stare molto molto tranquilli con il pedale dell'acceleratore, perché se si va a usare un pochettino di più la trazione è molto molto beffarda. Credo che David anche lui sia paddista, Marco, se non mi sbaglio. Sai, non me lo ricordo, credo di sì. Comunque per ora sta reggendo bene il ritmo. Namek, come hai detto te, in partenza ha sofferto un po' le prime curve, ha perso qualche posizione, però è tutto un gruppo questo, ancora è lunga la gara. 21:08, continua decimo dopo decimo a scalfire il giro più veloce della gara Matthew. Sì, Namek magari sai il... Forse un danno per Flaminio. Sì, un danno per Flaminio. Oh.
ha l'anteriore sulla sinistra rotta, un flap è volato, quindi attenzione, questo sarà arrivato lungo anche David a curva 4, ma tutto sommato bene per lui. Flaminio in difficoltà. Non ci voleva perché questo danno in queste condizioni della pista è pesantissimo. Infatti vedi, sta già perdendo alcuni decimi questo tratto, specialmente già è un secondo e mezzo da Alessio Fiorino. Bisognerà vedere, dato che parlavamo prima di Formula 1 2022, se risolveranno un pochettino questa cosa, perché abbiamo visto Hamilton vincere una gara con un flap totalmente divelto, e invece quando si ha un piccolo danno, e questo è veramente nullo se vogliamo, gli sarà partita un'appendice aerodinamica microscopica, perché in grafica il gioco ce lo fa vedere nitida la sua ala anteriore, si perde veramente troppo tempo, e quindi vedremo se Codemaster farà un breve refeed dei danni sul prossimo capitolo. Flaminio ovviamente adesso sta perdendo tanto e ha un trenino dietro di sé composto da Zeta Pro Mauro, David, Namek, Advance Apple, un pochettino più staccato Alesi. Invece là davanti continuano comunque nei loro distacchi, sì. I piloti. Quanta difficoltà. Si è rischiato ovviamente il tamponamento, perché ho visto David molto molto attaccato al posteriore della Williams. E anche Alessio Fiorino sta perdendo tantissimo rispetto a Sden, eppure non ha danni alla vettura, ma problemi proprio in trazione. Sì, assolutamente. Alessio Fiorino, fa vedere. È arrivato lungo Zeta Pro Mauro. Un contatto c'è stato anche tra la McLaren di David e Zeta Pro Mauro. Vediamo se c'è qualche danno. Sembrerebbe, sì, un leggero danno al flap anteriore per Davide, infatti è in difficoltà. Namek si è avvicinato molto. Attenzione a questi trenini, ragazzi, perché Davide qua ovviamente soffre un pochettino. Intanto J-Sport ruba subito il giro veloce a Matthew, che aveva fatto segnare 1:21.7, lo fa segnare anche lui, lo toglie di qualche millesimo. Vai box David, e quindi Namek è a pista libera, e vediamo se riuscirà a recuperare un pochettino il distacco perso da Zeta Pro Mauro e Flaminio. Credo che ce la farà, perché Flaminio sta andando veramente molto molto lento con questo danno. Sicuramente intanto ci chiedevano se ci saranno 72 giri di pioggia, un po' cambiare il tempo. Tu hai risposto che è previsto un peggioramento, è un peccato forse, perché magari quella poca azione che potevamo vedere in pista ce lo toglie questa pioggia che lava via le gomme dal cemento, dall'asfalto olandese di Zandvoort. Un secondo intanto là davanti, J-Sport naviga tra quel sorpasso, credo che voglia mantenere questo distacco per evitare una zona un pochettino impervia, ovvero dietro al codone dell'Alfa Romeo non si vedrà nulla assolutamente, quindi rimane un pochettino più distaccato il pilota della Ferrari. Sì, io andrei sulla Williams di Zeta Pro Mauro, perché è veramente vicino, penso che potrebbe portare l'attacco. Vediamo se riesce a trazionare bene, perché il giro precedente non c'è affatto riuscito. Ecco, vediamo, forse adesso sì. 21.6 intanto il giro veloce di Matthew. Vediamo se Zeta Pro Mauro tenterà un attacco di Flaminio, che credo sia parecchio scarico. Decisamente. Non è riuscito neanche. Alesi, attenzione, danno anche per lui all'anteriore sinistra. E quindi questi danni forse purtroppo all'esterno? Non ce la fa, attenzione, perché in due così vicini, martedì ci sono stati addirittura in tre in quella curva, ma era tutto asciutto, adesso con la curva bagnato, diciamo, un'altra volta è box David. Sì, non so come mai sono persi qualcosa. Forse sì, forse avrà rotto di nuovo l'ala, oppure gli aveva montato le gomme slick. Non vorrei, perché ha perso veramente tanto, 45 sì. Secondi, ha perso parecchio. Oppure gli ha montato, aveva già selezionato le gomme wet da
da pioggia incessante, quindi si era dimenticato di selezionare le intermedie. Sì, sì, ti confermo, sì, proprio questo è il problema. Infatti non me lo porta anche dal life timing, aveva le gomme fuori. Attenzione, perché Z Pro Mauro adesso è vicino, parecchio vicino, un decimo, vediamo. Sfrutta la scia dell'Alfa Romeo di Fleming, si butta all'interno e Z Pro Mauro riesce a passare con una grandissima staccata in curva 1 il portacolori dell'Alfa Romeo e se ne va, quindi adesso credo che deve recuperare 4 secondi 8 per ricucire il distacco su Alessio Fiorino. Intanto là davanti continua il sestetto di testa con Matthew, J-Sport, Dead, Raffo Idex, Dileggio e SDAM. Uno SDAM che sta continuamente facendo vedere che ha un grandissimo passo. Speriamo possa continuare così per la bandiera gialla. Advance Apple. E danno anche per Alesi. Un altro danno per Alesi. No, forse no. È andato ai box. Ok, è andato ai box Alesi, quindi mi ha dato l'ala completamente rinsavita. Tanto grazie a Totaro82, grazie per il follow. Matthew, Dani Boni, si dice Matthew allunga su J-Sport. Credo che J-Sport sia in pieno controllo della situazione, perché comunque non perde tantissimo. Addirittura prima ha fatto il giro veloce proprio lui, e quindi credo che sia in controllo. Non vuole rimanere così attaccato al pilota dell'Alfa Romeo, per il discorso che dicevo prima. Stare attaccato a un pilota ti porta via tanta visibilità, specialmente da... Anche l'anno scorso era così drammatico stare nel codone di una macchina. Nel 2019 era un pochettino più normale, se vogliamo. Però su questo non possiamo lamentarci. La Codemaster ha fatto veramente un bel lavoro sugli effetti del bagnato, a parte queste nuvole che sembrano da PlayStation 3 o PlayStation 2, che non me ne vogliano, perché... Non so se avete visto, come diceva il buon Pittaccio, in Catalunya l'effetto del fumo dei pneumatici o della pioggia su Forza Motorsport Horizon, il nuovo gioco solo per Xbox. È eccezionale quel gioco in quanto a livello grafico. Speriamo che magari, ecco, mi ricordo che la buona Codemaster ha detto che si sta mantenendo il nuovo motore grafico per il 2022, quindi vedremo cosa cambierà, se cambierà qualcosa. Forse per 2023, chissà. Io credo che avessero, intanto Matthew 21.5 continua nei diciamo arrotondamenti dei giri veloci. Dicevo, secondo me sono stati rallentati un pochettino nei progressi col motore grafico dal fatto che non si trovano PlayStation 5 in giro, e quindi pochi utenti possono comprarsi stanno forse temendo, diciamo, la cartuccia da sparare al momento giusto, penso. Ecco, intanto fanno dei giochi molto 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 belli, molto belli. Portano avanti quello che hanno. Molto belli, sono molto belli i giochi della Codemaster. Come Project Car 3, bellissimo. Ecco, lasciamo perdere, torniamo in pista. 11 giri di 72, la situazione rimane cristallizzata in questo momento. In pista con J-Sport che continua a rimanere in quel limbo di un secondo 1, un secondo e 2, mentre dietro Dead sta perdendo un po' di terreno nei confronti del duo di testa. È arrivato a un secondo e 9 addirittura il distacco del pilota della Red Bull, con dietro un Raffo Idex stoico, di legge che tutto sommato riesce a contenere i danni, e uno SDAM che continua a seguire il passo di legge. Grandissima, 21.4, 21.3, e continua, è una gara in cui commenteremo solamente chi farà il giro veloce in questa tornata. Scrivetecelo nei commenti. Un 21.4. Attenzione a Mac. Oh mamma mia, ha preso sì, proprio così, ha preso il muro. Allora lei è poverino. È uscito proprio bene, era uscito. Purtroppo ha perso leggermente il controllo. Quello che dicevi te prima, è difficile stare vicini alla vettura davanti, specialmente in dei curboni del genere. La perdita di aderenza è sempre dietro l'angolo, infatti.
leggero contatto con le barriere, fortunatamente non ha distrutto l'anteriore sinistra, però ci è mancato veramente poco. Diciamo che è già scivoloso di su, intanto che Namek va in box per montare ovviamente una gomma intermedia nuova e cambiare l'ala. Diciamo che l'asfalto olandese è già scivoloso di suo. Con la pioggia, io mi ricordo l'anno scorso nel 2020 avevamo fatto una decina di giri sotto la pioggia, era veramente un disastro. È molto molto difficile, bisogna ricalibrare tutti i punti di staccata. Voi direte, vabbè, come in ogni circuito, qua è molto più accentuato, se sbagli di un millimetro è capace che vai nelle barriere, come sta succedendo purtroppo e come è successo a Namek. Oppure se sei molto molto vicino al tuo diretto rivale che ti sta davanti, puoi andare addirittura a finirgli addosso. L'anno scorso non succedeva niente, ne rompeva l'ala solo il pilota che andava a urtare chi lo precedeva. Quest'anno ci sono anche i danni al fondo che, come sappiamo, sono veramente molto molto difficili da gestire, perché dopo che danneggi il fondo continui a danneggiarlo continuamente. Alesi sta facendo lo stesso errore di Namek. Intanto Flaminia è box, vediamo se rientra davanti o dietro a Namek. Appunto dietro, sembrerebbe dietro a Namek. Di stacco credo che col cambio d'ala e tutto il resto sì, rientra dietro due secondini tutti, infatti 2 secondi e 3 in questo momento. Sì. Alesi Turon 88 riscatta un bevete, io da bere. Arrivo subito, mi attrezzo. E Raffoitex si è avvicinato molto a Dead. Vediamo, mezzo secondo, molto vicino. E Dead forse che ha perso qualcosa rispetto alla Ferrari di J-Sport, perché è 3 secondi e 3, quindi credo che sia stato forse un leggero errore del pilota Red Bull. Attenzione, perché mi dovrò cimentare in un breve ma bruttissimo spagnolo, lasso spagnolo, perché devo rispondere a cosa ci ha detto il buon Churon. Sì, toda la carrera in acqua, non sta nessun cambio de tempo, no, de... come se... algún cambio. De tempo mi sembra un po' brutto, non credo si dica tempo, ecco, i tempo sono i fazzoletti di solito. No, voglio... un disastro questa sera. Va bene, torniamo a commentare, perché Dead ha perso tantissimo, 3 secondi e 7 nei confronti del duo di testa che rimane sempre incollato, forse un pochettino di difficoltà in questo momento nella attuale, secondo la posizione in questo momento in gara, secondo la prima guida della casa austriaca della Red Bull, sta perdendo parecchio tempo. Abbiamo visto anche uscire parecchio male Raffoitex dalla penultima curva in questo istante, andato al bloccaggio dell'anteriore destra. E attenzione a Namek con Alesi molto vicino, vediamo se ci proverà. E effettivamente si sta, diciamo, riunendo un po' questo gruppetto con Dead, Raffoitex di legge. Slam è leggermente staccato, ha perso qualcosa, sì, non è riuscito a recuperare quel gap dalla Ferrari, e vediamo se ora con questo tempo perso da Dead, vediamo se riuscirà a recuperare anche lui e a codarsi. Vediamo cosa succederà. La gara è ancora lunga, 15 giri di 72 previsti completati in questo momento da Matthew. Si è ancora mosso ben poco, secondo me riusciranno a spezzettare la strategia in due parti. 21-2 intanto, David, il giro veloce del pilota della McLaren. Addirittura, cioè, ha fatto un salto incredibile nelle prestazioni con le intermedie nuove. Questo potrebbe essere di principale importanza per i piloti, per gli ingegneri di chi sta là davanti, perché Matthew adesso sì fa 1:21:1, ma J-Sport attualmente uscirebbe
dietro ad Advance Apple con un pochettino di pista libera, quindi questo potrebbe dire che effettivamente andare a cambiare le gomme magari qualche giro prima rispetto a Matthew potrebbe sortire in un undercut per il pilota della Ferrari. Intanto la pioggia sta aumentando l'intensità e andando a rispondere al buon Churon, andiamo a dire che Van a poner neumaticos de luvia estrema. Bravo! Ha capito tutto. Bravo! Applausi nello studio. Anni di litigare con gli spagnoli. Esatto, attenzione, dovete sapere che nel 2013, 2012, 2014 c'era un forum che si chiamava SF1, se non mi sbaglio. Mundo che te. Mundo che te. E SF1 che cos'era? Boh, era un campionato gestito da loro, che tuttora diciamo, è ancora organizzato, però è un campionato essenzialmente. Che era un forum dove organizzavano la vecchia Formula Europe alla fine, perché invitavano tutti i forum europei a partecipare, e il buon Marco, andatevi a cercare su YouTube il video, fece un video su YouTube tante prove di queste gare potete trovarle e lì imparò benissimo lo spagnolo per cercare di usare le vie diplomatiche con i piloti spagnoli per mediare, diciamo, per non dire altro. No, per mediare, dai. Invece dalla chat ci dicono il buon Dani Boni: cosa ne pensate delle gomme e cerchi del nuovo posto di quest'anno? Una risposta c'è già da parte di Tals: sembrano le ruote delle utilitarie. Ecco. Effettivamente senza copricerchi potrebbero essere proprio quelli. Sì, però ci abitueremo sicuramente. Io sono sicuro che così a prima vista si possono sembrare veramente brutte, ma ci abitueremo sicuramente. Ma se mettevano quel copricerchi tipo nel 2008 non sembrava male. Poi quello che voleva fare la McLaren, tipo mettere gli sponsor a LED nei cerchioni, mi sembrava un pochettino Intanto attenzione a Namek, che sta credo letteralmente impazzendo dietro ad Alesi, e anche Flamini è arrivato. Il buon Bendy ce lo sta facendo gustare in onboard da qualche giro, e ovviamente è un esame parecchio parecchio difficile quello di tentare di superare uno dei piloti, una delle colonne portanti del fit, ovvero Alesi. Vedremo se lo supererà, questo potrà aiutarlo sicuramente a prendere esperienza sia con il nostro campionato sia con la Master League. Vediamo, insomma. Insomma, sì, vabbè, questa magari ha danneggiato il fondo, se la vogliamo. Flaminio stava per perdere la macchina. Ho visto, e lo stava seguendo davanti il buon Namek, che è uscito bene, poi ha perso in trazione all'ultima curva. E bisogna stare molto molto attenti quando là davanti, attenzione, perché Matthew inizia a scavare un colpo, un secondo e 8 nei confronti di J-Sport. Sta facendo una gara impeccabile il pilota attenzione, Alessio Fiorino ha perso il controllo, attenzione, bandiera gialla, vediamo se ci sono dei detriti in pista, sembrerebbe. Pochi. Infatti non esce la safety car, perché è ancora un danno verdognolo per... È un danno giallo, attenzione, giallo, ha rotto la paratia destra, anteriore destra, credo entrerà in box. La grafica mi trae in inganno, perché era verdognolo, non era giallo. Comunque, attenzione! Perché Alessio Fiorino era uscito molto molto bene dalla curva che porta alla prima zona di RS, ma è rimasto ancora dietro ad Alesi. Advance Apple ovviamente passa Alessio Fiorino, che va ai box, quindi andrà a montare una nuova anteriore, e vediamo, sarà molto interessante vedere quanto perché passa avanti. Attenzione, c'è stato un errore di Dedde. Bandiera gialla, viene passato dal suo compagno di squadra, ma non... No, forse c'era Sdem. Ha fatto un errore Dedde, ma Sdem è senza ala. Ah, è qua. Probabilmente le condizioni del tracciato stanno cambiando leggermente. I piloti
stanno iniziando ad avere dei primi problemi, forse anche dovuti un po' sia all'usura sia all'aumento della pioggia, probabilmente. Forse era la grafica che no, ok, SDM è tutto a posto, era solamente l'ala anteriore dell'Alpine quest'anno che è nera e si confondeva con l'asfalto, quindi tutto ok sulla vettura francese. Soltanto Dead che ha fatto un errore, sì. Perché l'ho visto improvvisamente a 7 secondi e 5 ha perso progressivamente sì, diverso tempo, alcuni secondi in questi ultimi 5 giri. Effettivamente la pioggia sembra essere aumentata un pochettino, magari non ancora da gomma a full wet, però attenzione a quello che faranno là davanti, perché Matthew tutto sommato, se va ai box lo seguiranno tutti, a meno che qualcuno non voglia tentare un azzardo. Bisognerà vedere se J-Sport rischierà di andare ai box prima di Matthew per tentare un undercut. Quindi questa potrebbe essere una fase molto concitata del Gran Premio, quando siamo arrivati a 52 giri rimanenti. Gira addirittura 8 decimi più lento Matthew, attenzione, 8 decimi più lento nel secondo settore, quindi questo potrebbe essere un primo campanello d'allarme. Adesso sta diluviando nel circuito di Zandvoort, a ridosso praticamente del mare del nord. Sì, io penso forse al prossimo giro addirittura, se non quello dopo potremmo già vedere i primi... Non rischia nessuno attualmente, però Matthew sta facendo veramente tanta fatica, tanto sottosterzo. Vorrei chiedere ad Ale se possiamo andare in un board magari con o Matthew o J-Sport per vedere quanta fatica stanno facendo i piloti attualmente. Va molto molto lento qui in curva 4, stanno veramente andando sulle uova. Un pochettino ha fatto una sgondolata l'Alfa Romeo di Matthew. Rallenta tantissimo qua dietro. È una situazione, diciamo, borderline, perché magari le full wet non ti danno ancora quel grip in più e quel passo in più che potrebbero avere, però con le intermedie rischi veramente veramente molto, quindi addirittura qua va molto molto largo rispetto al punto di corda. Segnale una grande prestazione di Zeta Pro Mauro, che a 4 secondi e 6 da SDM, ma ha recuperato non poco in questi ultimi 10 giri dopo aver superato Flaminio. E da quando si è liberato anche da Adam Seppel davanti, che sta veramente Alessio Fiorino davanti, che sta veramente andando molto molto forte. J-Sport sto giro 4 decimi ha recuperato a Matthew. Vediamo, nessuno ancora vuole andare ai box. Siamo proprio al limite, SDM intanto danno per SDM, questa volta l'ho visto, giuro, questa volta c'è il danno sull'ala anteriore di SDM. 9 secondi e 6, ha perso 2 secondi all'ultimo giro. J-Sport che tiene una linea spettacolare, quasi da asciutto, esce molto molto forte qui da curva 4. Vediamo. Ancora adesso vedo anche Vidalesi fare qualche errore di più, è importante non commettere errori adesso, non distruggere la gara, non rovinare la propria vettura, perché si rischia veramente di buttare la gara. È difficile, perché vedo che ovviamente G-Sport è molto molto a suo agio, ma Matthew sta facendo molta fatica in questa situazione. G-Sport lo vedo molto molto più tranquillo qua, addirittura è quasi andato a lambire il secondo cordolo, quindi utilizza anche molto molto le appendici laterali del tracciato. Ma dalle previsioni del tracker qua il gioco ci segnala pioggia intensa, quindi siamo vicini. Vediamo, probabilmente bisogna vedere, magari allora in questo momento potrebbe essere d'aiuto a Matthew o Flaminio, che va dai box in questo momento e si tolgono un attimo da questo trenino in cui è entrato qualche giro fa con Lesia da Mac. Stem ai box. E c'è una bandiera già. Non ci credo. Ti carro per... C'è qua. David ha rotto. Sì, David ha rotto.
Ha rotto completamente la lettone. Che matta che ha pescato Sdem. Attenzione, perché adesso potrebbe veramente rientrare davanti. Vediamo. Attenzione. Peccato per tutti quei secondi che aveva accumulato ancora nel corso di questi giri, perché adesso si trova. Deve stare attento al delta. Oh, mi metti Alesi un cambio di posizioni? Ma io noto però delle gomme intermedie sulla vettura di Sdem. Forse ha sbagliato nella la selezione. Advantage è un disastro. Questo è incredibile. Attenzione, incredibile. Però, perché no, gomme. Ancora la pioggia pesante rimarrà per buona parte della gara, quindi no. È sicuramente stato un errore nella selezione, o comunque un solito bug. No, intermedia anche per Flaminio. È andata a montare in intermedia anche Flaminio. Tutto vediamo sommato, Flaminio. Intermedia anche Matthew. Era una scelta proprio. Attenzione. J-Sport rimane fuori. Di legge anche. Mamma mia, attenzione, perché potrebbe essere una fase molto molto cruciale del Gran Premio. Full wet per Dead. Io credo che la scelta di DJ Sport è molto molto interessante, perché lui è convinto che la pioggia andrà a aumentare, quindi la pista a bagnarsi ulteriormente, quindi a quel punto dovranno rifermarsi comunque anche i piloti che hanno montato adesso con Mentermedi. Però attenzione a quello che potranno fare Raffo Idex e Dead con gomma full wet. E andate ai box Z Pro Mauro, monta anche lui gomma full wet. Vediamo, Sdem passa davanti a Z Pro Mauro con gomma intermedia. I piloti con le full wet sono le due Red Bull, Z Pro Mauro, Advance Apple, Alesi e Alessio Fiorino. Tutti gli altri su gomma intermedia, tranne le due Ferrari che sono ovviamente su gomma intermedia, ma con 23 giri di pista. Ai box anche David, vediamo cosa sceglierà il pilota della McLaren. Questa è una domanda interessante che potrei porre anche a voi nella chat. Cosa avreste fatto se fosse stato al posto di DJ Sport, non di Matthew, DJ Sport. No, DJ Sport, sì, giusto. Io vi posso dire che invece se fossi stato in Sdem non avrei montato questa intermedia, perché comunque lui adesso avrebbe da sorpassare i piloti davanti, e comunque anche con una mescola di differenza non sarà proprio così semplice. Mentre J-Sport, io penso che possa aver fatto una buona scelta. Chissà, però 24 giri sono tanti. Una buona scelta, però. Se la full wet. Sì. Se la full wet, appunto, debba appunto diventare poi la gomma, lo pneumatico da montare per tutti, che vedendo il meteo, insomma. Allora, secondo me adesso, più che lui spera che poi di nuovo la full wet rimanga il pneumatico da montare, spera che non abbia un grandissimo divario di prestazione rispetto a Matthew la sua gomma, anche se è molto difficile. Al proprio compagno, però, che lo può aiutare anche. Al proprio compagno che lo può aiutare, non al DRS, però bisogna vedere cosa possono fare gli altri con le full wet, perché se la full wet adesso è la gomma giusta, vengono passati sia Matthew che di legge che di sport. Anche se ci sono pochi punti di sorpasso, comunque la full wet, se è la gomma giusta, ti dà più trazione, questo è sicuro. E quindi più trazione vuol dire molta, ma molto più chance di sorpasso in altri punti della pista. E Danny Boy dalla chat ci dice che lui sarebbe fermato, avrebbe messo le full wet, fosse stato in J-Sport. Anche questa. Allora, diciamo che è un azzardo. Allora, metterla full wet attualmente può essere un azzardo quanto rimanere fuori. Io invece mi sarei fermato comunque e avrei messo la gomma intermedia.
perché avrei copiato praticamente Matthew. Mm-mm. È vero che adesso ti trovi davanti col tuo compagno di squadra a dividere te e Matthew, però veramente 25 giri di gomma. Non poteva neanche sapere cosa sarebbe andato a montare poi Matthew, quindi poteva immaginarsi magari una full wet. Si vede che lei è un direttore di gara e non va a vederla malizia. Beh, ma stava a rallentare un pochettino, il gioco diventa il pallino, tac, e sei a posto. Ma se ti fermi insieme a lui, ti fermi insieme a lui e vai tranquillo, è ok, è un altro discorso. Però se tu rallenti un po', tanto gli altri si sarebbero fermati tutti, infatti si sono fermati tutti, non avresti perso la posizione, ma vedevi cosa riusciva a fare Matthew. Sì, quello sì. In Alfa ci dicono che stanno tentando qualcosa di diverso. Bisogna vedere se quel diverso è ben digerito da Flaminio. Intanto la safety car rientra in questo giro, lo vedo particolarmente tranquillo, il pilota abruzzese dell'Alfa Romeo. La safety car rientra in questo giro, quindi le Ferrari stanno prendendo spazio dalla vettura di sicurezza che sta proseguendo verso i box. Vediamo, perché sarà cruciale capire nei primi due giri se la full wet sia veramente la gomma adatta ad adesso, perché le pozzanghere sono ovunque in questo momento e parecchio grosse, specialmente nella parabolica. Riparte G-Sport adesso, sono partite benissimo le due Ferrari con Di Legge che si va a posizionare all'interno nei confronti di Stem. Attenzione, bandiera gialla Davide che ha lasciato strada. Ha lasciato strada perché era doppiato e quindi ha lasciato sfilare tutto il gruppo. Credo che le full wet vadano da Dio, perché Raffo Idiax è infollato a Matthew. Ma dove va? Mamma mia, anche un pochettino fregati dalla visuale posteriore. Lì c'è una S, quindi è stato molto molto bravo Raffo Idiax. Però le full wet vanno da Dio. Sì. Le Red Bull potrebbero avere in mano la gara. Attenzione, un'altra gufata nei confronti di... Questa sera ce l'hai con Universo Red Bull. Io purtroppo ho fatto lesì, quindi questo è un peccato. Vabbè, anche una Mac, diciamo, non gli ho portato molto bene. Infatti l'Universo Red Bull. Ah, beh, giusto. Attenzione, allora vediamo, perché Di Legge in questo momento sta facendo le spalle grosse per tenersi dietro Matthew, ma a Matthew viene incalzato dalle due Red Bull con Raffo Idiax, sì, che è molto molto vicino e ha parecchia trazione all'ultima curva rispetto a Matthew, che deve dare tutto alla parte ibrida. Attenzione, scia da far nei confronti di Raffo Idiax, con Matthew che difende egregiamente la terza posizione. È un Raffo Idiax che deve stare di così, non si può. Attenzione, deve stare attento. Mamma mia, è riuscito a scartare subito, perché ovviamente le auto davanti con le gomme intermedie, ma poi è pianissimo. Ci prova Raffo Idiax, ci prova, no, metti un... no, è muro Raffo Idiax, muro Raffo Idiax, ha rischiato. Si è preso un rischio, purtroppo lì è difficile lì, rimanere all'esterno con quelle disconnessioni del tracciato della pista. Assolutamente sì, però poteva tranquillamente alzare il piede e accodarsi. Ah, poteva studiarlo un po' di più, forse. Aveva possibilità davanti, avevano comunque delle gomme usurate di 27 giri, insomma. L'irruenza della generazione Z, verrebbe da dire, questo attacco di Raffo Idiax nei confronti di Matthew. Ci ha provato, purtroppo è finito il male. Ora vediamo Dead a questo punto, perché chiaramente non si ferma più, non si ferma nessuno. Forse qualcuno nelle retrovie. Sì, Fiorino è entrata a box.
chi si potrebbe fermare sarebbe Flaminio. Ma a questo punto, vedendo... Vedendo, cioè... Ecco, forse... Addirittura Fiorino ha rimesso le... ha messo l'intermedia. Forse un errore di selezione nei confronti del pilota della Aston Martin. Credo. Ora dicono la chat, ora J-Sport box, non credo che convenga a J-Sport in questo momento rientrare, perché si ritroverebbe praticamente in fondo al gruppo e avrebbe la strada spinta. Ti dico la mia, finché Matthew rimarrà vicino a Di Legge e avrà la sua scia, difficilmente sarà attaccabile, se non con qualche rischio, ma purtroppo non è neanche semplice, anzi è rischiato... Ha rischiato anche di toccare lo stesso Matthew Raffo, di sfiorare un incidente che avrebbe creato molti grattacapi anche per chi seguiva nelle retrovie. Un bel buco. Io direi, se per caso non rientra in questo giro la safety car, di andare nel mosaico per vedere un pochettino le facce dei piloti. Si vede anche la mia faccia, la tolgo perché... Così almeno vediamo esclusivamente i piloti. Se Bendy ci dà questa chicca, grazie al buon Bendy. Eccoli qua, Flaminio in basso a sinistra, Dead col baffo più bello del fit si posiziona in alto a destra, e Sdem con un cappellino insolito per guidare, forse lo tiene un pochettino più concentrato. Tipo il paraocchi per i cavalli lo sta utilizzando il buon Sdem. Vedo anche dei sorrisi, non so se ti stanno sentendo. Vabbè, ti sta sentendo, anzi, se mi sente Sdem, cos'è sto cappello? No, mi scappellata purtroppo c'è. Allora, se vogliamo fare dell'ironia, la pelata c'è. Io ho usato il cappello nel video di inizio anno per tentare di coprirla, ma purtroppo c'è, visto, e ne vado pieno. Ho visto decenni abbastanza eloquenti. Torniamo molto, sull'azione. Molto bene. Beh, l'azione, oddio, perché siamo ancora sulla safety car, sotto safety car, quindi i piloti rimangono sommato tranquilli. Che è l'ultimo giro ormai. Penso di sì, perché stiamo arrivando adesso alla fine del secondo settore, quindi vediamo. Arriveremo in questo momento e sicuramente la safety car spegnerà le luci, anche perché tutti i piloti sono molto molto vicini. Eccola qua, infatti la safety car rientra in questo giro, quindi avremo di nuovo battaglia quando mancano 42 giri al termine. Non siamo ancora arrivati alla metà di gara. C'è un danno per Dead, ma c'era anche prima, no? Non c'era prima. Un danno per vedo Ala, sì, leggermente danneggiata di Dead. Oh mamma, quanto hanno rallentato! Quanto rallenta di... Oddio, scusate. Quanto rallenta di legge in questo momento. Ho toccato un attimo il mousepad e mi si è attivata la webcam. Ha rallentato tantissimo, sì, di legge. Riparte in questo momento G-Sport. Eccolo qua, riparte in questo momento G-Sport. Attenzione, perché Dead è molto molto vicino a Matthew, e Matthew non è così, diciamo, vicino nei confronti di legge. Vediamo se Dead tenterà un attacco. Va all'esterno Dead, si fionda all'interno Z Pro Mauro. Attenzione qui, perché lascia un po' di spazio Dead nei confronti di Matthew. Va a passare all'esterno e si va a prendere la terza posizione. Attenzione perché all'esterno, all'interno Z Pro Mauro tenta di attaccare subito Matthew, che rimane stoico comunque davanti in terza posizione con Dead, che anche se ha un danno all'ala, comunque questa gomma wet che è molto molto più prestazionale nei confronti dell'intermedia in questo momento. Quindi vedremo cosa potrà fare il pilota della Red Bull. Sicuramente tenterà subito un attacco nei confronti del sempre più esperto Sdem. Si è ritirato dalla sessione, attenzione. Purtroppo l'ha persa. Attenzione, credo bandiera gialla e verrà tolta, perché non dà. È safety car. Safety car. No, ancora una volta safety car. È safety car. Ci sono state tre safety car nel giro di quattro giri.
Questo, attenzione, perché potrà dare un vantaggio strategico nei confronti di Matthew, che potrà rientrare senza farsi vedere dalle due Ferrari. Vedremo se a questo punto tenterà qualcosa di diverso il pilota dell'Alfa Romeo. Qua tutti continuano ovviamente dietro, no, neanche Frem e Fiorino. Certo che questo, se la pioggia andrà a diminuire, questo va a vantaggio sia di chi ha lasciato la gomma intermedia, sia di J-Sport e di Legge, perché dovranno andare comunque a buttare un'altra gomma intermedia e potranno tranquillamente gestire poi la seconda parte di stagione. Intanto sentimenti contrastanti in quel di casa Red Bull, con un Dead ovviamente che aveva visto una netta superiorità della sua mescola in banda blu del Pirelli cinturato full wet, e purtroppo c'è un'altra safety car. Questo però sicuramente lo aiuterà anche lui, magari per tentare di forse arrivare fino in fondo, se la, se tutto sommato la pista non si asciuga. Vedremo. I piloti stanno scaldando le gomme in questo momento i piloti, ma attenzione, perché oltre a Dead c'è uno Z Pro Mauro che ultimamente nelle ultime due o tre gare ha fatto un click in più rispetto ad inizio anno, forse un pochettino più allenato, o meglio ha capito di più il gioco, perché sta andando veramente molto molto forte. Speriamo che riesca anche a raccogliere quel che sta seminando da due o tre gare a questa parte, e vedremo cosa potrà fare anche lui, perché se passano di Legge poi J-Sport sarà sicuramente molto più facile da passare rispetto agli altri che sono tutti incolonnati, e poi vedremo se la full wet durerà un po' di più rispetto a quello che le condizioni di meteo dicono, anche perché con questi rallentamenti della safety car il meteo comunque continua a cambiare, cioè cambierà prima rispetto a quello che ci si poteva aspettare ad inizio gara, e quindi magari la full wet nell'arco di 2-3 giri diventerà inoperosa. Quindi potrebbe essere una matta pescata dalla Ferrari pazzesca questa qui. Per il momento è previsto per la fine della gara forse una diminuzione della pioggia, però ancora è dubbia la situazione, quindi vediamo. Perdonatemi, stavo dando del giovamento alle mie corde vocali, anche perché siamo solo, come detto prima, a metà gara, e quindi la situazione è ancora lunga, soprattutto se i piloti con la full wet tenteranno degli attacchi un pochettino meno ortodossi, passatevi il termine, nei confronti dei piloti che gli stanno davanti, che perché abbiamo visto prima Rafał Idex purtroppo senza riuscirsi, intanto la safety car rientrerà in questo giro, quindi andiamo a goderci quest'altra ripartenza. Partenze magistrali da parte della Ferrari in questo momento. Dicevo, vedremo se continueranno a provare attacchi in posti meno consoni di quelli che sono gli attacchi tradizionali, i posti tradizionali per tentare una staccata. Volevo offrirvi dell'acqua alla cabina di commento, ma dice che l'acqua è finita. No, l'acqua in realtà sta continuando a piovere copiosamente sul circuito olandese, nel mentre che J-Sport riparte, e attenzione perché dietro ovviamente la trazione migliore della full wet sta aprendo forse una finestra di sorpasso sia a Dead che a Z Pro Mauro, che si lanciano all'interno. Attenzione perché ha dovuto fare uno scarto Z Pro Mauro in questo momento, con Di Legge che è andato a pattinare all'esterno, ovviamente prendendosi la parte un pochettino più bagnata del circuito, quindi è andato Mauro lo sterzo con Mauro all'esterno, che tenta in tutti i modi di passare Dente, ma Dente, attenzione, piccolo contatto tra i due contendenti. Attenzione perché J-Sport si viene dietro, due ombre che lo inseguono. Non molla Mauro, non muove neanche Dead all'esterno, sono vicinissimi tutti e tre. Attenzione, vediamo se c'è di nuovo la nei confronti di Z Pro Mauro. Attenzione all'esterno, ancora resiste Dead. Ma che spettacolo,
che rischio, ma non si sono, forse sono leggermente toccati, ma non ci sono stati danni. Assolutamente, molto molto bravi tutti e due i piloti attualmente in banda blu, con una Williams che sta tallonando una Ferrari in questo momento. Sicuramente verrà il sorpasso nel rettilineo principale, uscendo dall'ultima curva con una trazione molto ma molto migliore rispetto a quella che può avere J-Sport. Intanto dietro anche di Ligge sta perdendo un po' di stacco nei confronti di Dead Z Promauro, con Z Promauro che sta tutto sulla destra, va a passare nei confronti di J-Sport. Attenzione, perché Dead non trova nessun varco per passare, si fa vedere all'ultimo. Z Pro Mauro diciamo ha tentato all'ultimo il sorpasso per riuscire a tenere Dead dietro nei confronti di J-Sport, e vediamo se in questo momento Z Pro Mauro riuscirà a prendere qualcosina in secondi per tentare poi di arginare la furia della Red Bull di Dead. Ha già preso un secondo in una curva, incredibile quanto ne ha di più, con Dead che tenta un sorpasso all'interno in una curva che è molto molto difficile già farla da solo, figuriamoci in due. È stato bravissimo J-Sport a capire che poteva essere un rischio. Adesso vediamo Matthew cosa fa, se riesce a sorpassare o attaccare di legge, oppure a sua volta verrà attaccato dai piloti dietro. Intanto Advance Apple con Namek si stanno dando battaglia un pochettino là dietro. Certamente in questo momento sarebbe meglio rimanere tranquilli finché non supereranno questi tre piloti che hanno davanti. Alessi all'esterno, Urca all'interno, è arrivato con una frenata poderosa. Attenzione, perché potrebbero esserci dei danni ai sideboard. Namek arancione, bravissimo danno. Alessi qua forse ha sbagliato il punto di frenata, non ho più visto i riferimenti, perché grave danno purtroppo. È arrivato molto molto lungo. Sì. Quindi purtroppo una Mac deve rientrare. Potrà montare però una gomma magari full wet nuova, quindi vediamo se riuscirà a rientrare nella partita. C'è da dire che là davanti intanto Z Promauro ha preso 2 secondi e 2 nei intermedi intanto per una Mac, quindi continuo. Attenzione a Don Seppol su Matthew, molto vicino. Vediamo allora il pilota della McLaren cosa riuscirà a tirare fuori dal suo cilindro, con un Matthew che si vede tallonato da tutto il gruppo. È ancora un pochettino safe nei confronti del gruppo dietro, perché ha la possibilità di utilizzare la scia offertagli involontariamente ovviamente da Di Legge. Tanto là davanti Z Promauro, attenzione a Advance Apple, attenzione a Advance Apple vicinissimo, non si fa vedere nei confronti di Di Legge. È arrivato lunghissimo Di Legge a questa staccata, infatti ha perso tanto nei confronti del suo compagno di squadra, e questo potrebbe favorire ancora una volta la difesa di Matthew. Ma là davanti Z Pro Mauro sta andando veramente forte, 2 secondi e 8. Vediamo Advance Apple, questa volta mi sa che l'attacco è maturo nei confronti del leader della classifica dei piloti. Attenzione ad Advance Apple, frenata poderosa, tenta l'attacco, una leggera resistenza di Matthew nei confronti del pilota in arancione, ma riesce a prendersi la quinta posizione ad Advance Apple, e adesso avrà un Di Legge là davanti. Attenzione, perché Alesi e Flaminio si sta l'ha persa Alesi, bandiera gialla, safety car, vediamo safety car, mamma mia, un'altra safety car pazzesco, un'altra safety car, sono già a 4 safety car, sì, 4 safety car. Prepariamo un caffè, già hai un caffè da preparare al volo. Ho la Coca-Cola, no, la Pepsi Twist con la caffeina. Vai, va bene. Abbiamo qualcuno in chat che ci offre un giro. Bevete un caffè, non un bevete generico, perché sennò non mi faccio. No, vabbè, ovviamente la situazione è molto molto difficile, perché con questo tipo di meteo la pista è molto molto scivolosa. Il tratto
diciamo l'uscita di curva 4 già è insidioso e non poco, attenzione, perché Van Seppel ha perso la macchina sotto safety car all'ultima curva. Attenzione, e vai box. L'abbiamo visto in diretta. L'abbiamo visto in diretta. Anche Dead è rientrato a montato, però intermedia. Dead va a montare, tutti stanno andando a montare l'intermedia. Tutti. Ma io non lo so, questa mossa di Dead. Perché forse crede che gli altri non arrivino in fondo, eventualmente con queste sicuramente cose. Sicuramente gli J-Sport devono andare ai box. Yeah. 14 giri di gomma più fresca possono darti un vantaggio se effettivamente arriverà la, la diminuzione della pioggia. Potrà sicuramente essere una gran carta giocata da Dead. Però addirittura Fiorino è andato a montare gomma full wet. Là davanti Z Pro Mauro ovviamente ha continuato con la sua gomma. È un po' una lotteria, diciamo. Non neanche i piloti, secondo me, sanno cosa andare a montare. In questo momento è molto difficile, perché se continuano le safety car così, poi finiscono anche le gomme da poter montare. Quindi... Sì, io però sinceramente, vedendo il gap che aveva guadagnato Z Pro Mauro e anche lo stesso Dead, avrei aspettato, sinceramente. Però se posso lanciarmi in un consiglio alla FIA, per cortesia togliete il cambio obbligatorio delle gomme. Anche Mauro è box. Mauro è box. E va a montare anche lui l'intermedia. Però a questo punto rientrerà dietro ad Alessio Fiorino anche. Penso. Vediamo. Secondo me qua non se l'è giocata bene, assolutamente. Assolutamente, perché Dead ora. Allora, le pozzanghe sembrano le stesse giri. Guarda, gli è andata anche abbastanza bene, perché alla fine ha perso soltanto la posizione su Dead e su Van Seppel, che però ha questa fuluette che non sappiamo quanto. Le pozzanghere e la pioggia sembrano le stesse di due giri fa. Sì. Si aspettano che nel giro di pochi istanti ci sarà. Non so dirti, il meteo che ci suggerisce qua il tracker porta ancora un quarto d'ora almeno di pioggia, cioè di situazione da bagnato estremo. Però magari hanno qualche altra segnalazione, loro hanno le indicazioni diverse dalle nostre. Anche perché mettiamo caso, se ci sia una. Se avviene un'altra safety car, poi cosa vai a montare dopo? Cosa monti? Sì. Rimani davanti, ovviamente la safety car rientra in questo giro, rimani fuori e poi però gli altri rientreranno e monteranno una gomma intermedia più nuova. Secondo me si poteva evitare di andare ai box e montare questa gomma. Mauro e Dead, vista la situazione, vista che i primi due avevano 38 giri di con queste gomme, magari. Allora, o puntano e dicono: vabbè, non ci sarà più la safety car, e quindi ritorniamo al punto di partenza. Intanto riparte la gara. Attenzione, vediamo se è subito un gran jolly quello di Dead, che va subito all'attacco di Flaminio, che si difende molto bene, ma prende l'interno Dead e passa il pilota della Alfa Romeo. Va a prendersi su anche Van Seppel. Attenzione, vabbè, Van Seppel ha la full wet. Sì, si è inserito e io lo vedo un po' in difficoltà a Flaminio. C'è stata una piccola desincronizzazione di Alessio Fiorino. Ok, io ho visto quasi un leggero tocco tra l'anteriore sinistra di Z Pro Mauro e la posteriore destra di Flaminio, molto rischioso. Attenzione, Namek ha perso la macchina. La macchina, probabilmente a causa dei danni. Attenzione, perché David è fantasma in questo momento, c'è bandiera gialla, Dead non lo può passare e quindi è un disastro safety car. No, è da safety car. Aiuto.
Sembra di rivivere Russia 2017, ma questa volta però questa volta questa volta per... d'altronde safety car entra per questi motivi, quindi non ci si può lamentare. Intanto ringraziamo che con questo, con lo scenario che si presenta adesso, Marco Ganu si sottoscrive un abbonamento per il secondo mese di fila, quindi grazie Marco Ganu. 4 safety car nel giro di 6 giri? Sì, più o meno. 5 secondi per Advance Apple. High box, questo è un erroraccio. La battuta, il grande ridere, la simpatia, l'umorismo, la comicità odierna, la risata, l'ilarità, la burla, la ceia, la beffa, la ludrica affermazione, lo spasso, il divertimento, l'arguta ironia, l'aconia, l'irrisione, la spiritosaggine, lo svago, la corbellatura, il gioco, l'amenità, lo scherno, la facezia, il frizzo, la piacevolezza, la briosità, il motteggio, la beffardaggine, la sagacia, l'intrattenimento. Che gli rispondiamo a Tals? Cioè, che cosa voleva dirci lei, o sommo poeta? Ci dica, lo esprima in una frase, diciamo, modello, con soggetto, predicato verbale, complemento. Non butti lì a caso situazioni. Comunque, Flaminio prima si era lanciato in un ghigno durante l'ennesima safety car. Dead rimane tutto sommato serioso. Comunque, il box della Red Bull ha un qualcosa di eccezionale. Manco Rossi e Lorenzo col loro muro, ma sembra proprio due ragazzi differenti. Il Dead è molto molto serio. Raffo Ilex, vabbè, lo sappiamo tutti, le sue scorribande con la bicicletta, con il velocipede, quindi un pochettino più social, se vogliamo, il buon Raffaello Morga. Dead invece è molto più serioso, l'abbiamo visto su Facebook, cimentarsi con Suzuki Santana, che è un fuoristrada, cimentarsi nel appunto passare un guado, un fosso, quindi anche nel reale Dead fa sfoggio delle sue abilità da pilota, anche se un pochettino diverse. Signor Lucconi, che ci racconta in questa serata? Ogni giro una safety, sembra una burla. Pista in cui perlomeno niente, pista dove perdi un frammento di ala ed esce. Beh, qua si sono schiantati tutti. Diciamo, perlomeno non è una gara che ci sta facendo addormentare, perché tra safety car, tra sorpassi, strategie diverse, poi situazioni con sì, qualche danno, ma niente, a parte sì, c'è stato forse un errore quello di Alesi, ma alla fine la gara è interessante, dai, interessante. Ancora mancano 30 giri. Aiuto. Cosa potrà succedere in questi 30 giri? Io dico, cosa potrà succedere? Speriamo che non succeda più nulla a livello, intanto forse danno per Z Pro Mauro. È uscita la grafica. Andiamo a sì, danno. Allora qua sì, questi piccoli danni. Attenzione, vedo Dead qua che deve. Ma che David, non so cosa sta succedendo, ma Dead 5 secondi, collisione grave con Flaminio. Non ho capito perché David si è fermato. Si è fermato David. Dead ha avuto 5 secondi di penalità per sorpasso illecito. Intanto è ripartita la gara senza niente, no. Che lo... ignora bandiera gialla, sta succedendo di tutto in questa ripartenza con le due Ferrari che hanno preso il margine insieme a Matthew, ed Ed ha perso 7 secondi e 7 in questa ripartenza molto matta. Credo che David volesse togliersi da quella posizione perché poteva dar fastidio a tutti gli altri, e quindi ha dato a tutti ignora bandiera gialla. E Dead ha cercato in tutti i modi di evitare la penalità,
purtroppo il buonismo del buon David, che ha detto vabbè io mi tolgo, però il gioco non l'ha percepito e quindi è successo quel che è successo. Purtroppo intanto ho già recuperato un secondo dead, 6 secondi e 4 nei confronti di Matthew, che è insieme alle due Ferrari e questa volta da preda passa a predatore, perché le due Ferrari hanno 42 giri di gomma intermedia. Ovviamente non si sono voluti fermare alla prima safety car, impensabile tentare di fermarsi adesso con tutto il gruppone che è molto molto unito. E vediamo adesso Matthew, perché è molto vicino a Diregge e Diregge sta perdendo un po', eh. Avevo temuto per un altro ritiro, invece è una Matthew che abbandona la sezione e quindi si continua in questa gara. Siamo arrivati da poco al giro di boa, da 4 giri e no, forse un pochettino di più. Però 36, quindi siamo da 8 giri alla metà di gara. Beh, ho visto una scodata di Matthew, ma anche Dead lo ha seguito. stanno cambiando le condizioni della pista, secondo me, adesso. Effettivamente ora... È un po', sembra un pochettino la traiettoria ideale, sì. Un pochettino più asciutta e quindi l'intermedia va molto molto sì. Bene. Infatti... Sì. Vediamo nei parziali, David guadagna ancora un pochettino nei confronti di Alessio Fiorino con la sua Pirouette, però tutto sommato non è più la gomma che ti fa fare la... David sta recuperando però, eh? Sì. Sta recuperando tanto anche, perché già sono 2 secondi in questi, da queste ripartenze. Con la gomma più fresca ovviamente l'avevamo già visto all'inizio, che la gomma più fresca anche di 14 giri poteva darti quello sprint in più, però stanno facendo ancora un gran lavoro le due Ferrari, perché anche se hanno 44 giri di gomma intermedia continuano a non farsi attaccare da Matthew, che ovviamente in questo momento non vuole seminare il panico, perché se no renderebbe la vita facile a Dead. Dead si porta dietro Z Pro Mauro, sì. E sicuramente cercheranno di evitare i barba attacchi. Flaminio lo vedo più in difficoltà perché ha gomme di 21 giri, però si trova attorno a tutti i piloti comunque di gomme più nuove rispetto alle sue. Vediamo se riuscirà a tenere abbastanza. Oh, è arrivato larghissimo. Tantissimo, Advan Seppol si butta all'interno. Vediamo allora il pilota della McLaren, di nuovo largo. Flaminio ancora molto molto in difficoltà, difende l'interno in questo momento, vediamo se avrà più trazione il pilota della McLaren. Sicuramente non tenterà un attacco qui, perché il punto un pochettino più semplice è tra qualche curva, ovvero il rettilineo principale. 4 secondi e 5 intanto Ned, un altro secondo recuperato in questo giro nei confronti del triallo di test con Di Legge, che sta facendo una gara perfetta in supporto al suo compagno di squadra. Sarebbe un 1-2 incredibile che darebbe una sferzata al campionato costruttori, con attualmente l'Alfa Romeo in terza e sesta posizione. Ci sarà anche da vedere il post gara con le penalità che in questo momento attenagliano Advan Seppol. 5 secondi per velocità ai box, se non mi sbaglio. Sì, 5 secondi. Flaminio invece ignora bandiera gialla ed Ed per collisione grave nei confronti di Flaminio. Quindi vedremo il post gara con i video e i riassunti. Ovviamente per tutto questo vi ricordo che potete iscrivervi o potete seguirci su www.formulaitalianteam.com e per seguire i post gara, le chicche degli on board, le dispute che fanno i piloti. Quindi seguiteci anche sul forum. Vi ricordo che siamo presenti anche su Instagram, su Facebook, su Telegram con il nostro canale Formula Italian Team Official Channel.
e su Facebook sì, ci siamo, però i canali principali della generazione Z in questo momento sono Instagram, dove mettiamo chicche, anche su YouTube abbiamo un canale su YouTube dove mettiamo il Fit Insider. Attenzione, perché no, vedevo David attaccato a me, una McLaren attaccata a Matthew, e David che è doppiato, che comunque tutto sommato sta girando ancora molto molto forte con queste gomme wet, full wet, perché è attaccato ai primi, e quindi attenzione. Sì, sì, assolutamente. Peccato per quella situazione sfortunata lì sotto safety, però sì, tutto sommato qualche errorino l'ha fatto, ma una buona prestazione nel complesso. Attenzione a Matthew, perché tre decimi di legge sta perdendo. Credo che di legge in questo momento non ne abbia tantissimo, ovviamente 46 giri di gomma intermedia si iniziano a far sentire, e stia cercando di tappare un pochettino Matthew per dare il più possibile vantaggio a J-Sport, e quindi tentare di non farlo superare subito dal pilota dell'Alfa Romeo, che attualmente si è, dopo questa girandola di safety car, da un probabile podio, una vittoria sudata se vogliamo, si piazza in una situazione molto molto comoda. Bisognerà vedere se questa gomma intermedia reggerà fino alla fine, però attenzione, perché si deve vedere da un dead che sicuramente arriverà fino in fondo, e che sta arrivando molto molto velocemente nei suoi scarichi, perché è a 2 secondi e 9 in questo momento, quando siamo al 48esimo di 72 giri previsti. La gara è ancora abbastanza lunga, 24 giri al termine, con le due Ferrari che siamo sotto la pioggia, quindi non dovrebbero avere, anzi non hanno l'obbligo di fermarsi. Confermo. Quindi attenzione, perché se ce la fanno a far 72 giri su gomma intermedia senza bucare, senza andare in crisi di gomme, e portarla al termine così, sarebbe eccezionale. Beh, la gestione, diciamo, delle gomme. Fino adesso non abbiamo portato molto bene i piloti. Se contiamo di questo passo, finiamo in 5, te lo dico. Dopo la mia battuta, cioè la battuta, ero convinto della mia affermazione sulla Red Bull, però è stato devastante, purtroppo. Non so cos'altro aspettarmi adesso. Speriamo che sia una, diciamo, seconda metà di gara, a parte il valzer delle safety car, una terza parte di gara un pochettino più effervescente dal punto di vista dei sorpassi. Intanto grazie a KKM per il follow, per un volante davvero al limite finirla su una sosta, un pad player invece può arrivare in fondo abbastanza tranquillamente. Questo ci dice Tals, attualmente ingegnere in quel dell'Alfa Romeo, e quindi magari si aspetta che J-Sport riesca ad arrivare fino in fondo. Sappiamo che una, se non la caratteristica principale del pilota Ferrari numero 46 sia quella della gestione delle gomme. La vedo comunque difficile, perché fare 72 giri la vedo comunque difficile. Un secondo e 9 intanto Dette, un secondo e 9, continua a prendere secondi preziosi il pilota della Red Bull, che vede il podio a portata e perché no la vittoria. Attenzione a quello che potrà scaturire nel finale, perché stanno arrivando sia Dead che Z Pro Mauro, i due piloti che saranno andati in battaglia con le gomme full wet. Adesso David ha lasciato spazio al pilota della Red Bull per farsi doppiare, però inizia a perdere un pochettino di più nei confronti dei piloti con la gomma intermedia. È vero anche che lui ha purtroppo un giro in meno rispetto agli altri, rimasto doppiato. Sì, qualche problema in trazione per Matthew, l'ho visto un po' perdere aderenza e non sembra al momento voler rischiare e né avere qualcosa in più tale da poter attaccare di legge, che è comunque alla scia del proprio compagno, quindi a meno di errore è difficilmente credo attaccabile al momento. Assolutamente.
Intanto poi magari glielo chiederò di persona al buon Flaminio perché corre con la luce blu. Sappiamo che la luce blu diciamo da parecchio fastidio, però magari tiene sveglio la situazione lì, quindi glielo chiederemo magari. Magari ditecelo anche nei commenti con che luce vorreste correre voi se foste dei piloti fit, magari una luce un po' rossa o arancione o del colore della livrea della vostra macchina, che ne so, sbizzarritevi, magari potrebbe anche essere interessante saperlo sui social con un sondaggio. E intanto 9 decimi è arrivato Dead nei confronti del triallo di testa che vede le due Ferrari comandare attualmente la classifica di questo Gran Premio d'Olanda, con Matthew che sta cercando in ogni modo di tentare un sorpasso nei confronti delle Ferrari. È vero anche che fino adesso non ha voluto smuovere le acque per evitare di perdere secondi preziosi velocemente nei confronti di Dead. Adesso che è arrivato magari iniziare un pochettino a smuovere le acque potrebbe causare un pochettino più di cardiopalma nelle Ferrari, che attualmente stanno facendo veramente una gran gara. Intanto arriva la prima risposta. Talz dice che io corro con i LED verdi, già verde un pochettino meglio, però lei è della McLaren, dovrebbe correre con i LED arancioni. Attenzione, Z Pro Mauro, è vero, adesso che ho letto dalla chat, ha ancora il danno all'ala, quindi potrebbe essere un pochettino più dura per il pilota della Williams rimontare. Certo è che avendo 15 giri di differenza di gomma rispetto a Matthew e 39 nei confronti della Ferrari, forse quel danno all'ala viene un pochettino mitigato dalle gomme un pochettino più fresche. Vediamo, attenzione, perché Dead è a mezzo secondo, sarà ancora difficile il sorpasso in questo giro, magari avvicinarsi ancora un po' per tentare poi di prendersi la terza posizione al giro successivo, con le Ferrari che stanno facendo da praticamente inizio gara e da quando hanno preso la leadership questa strategia, ovvero allontanarsi un pochettino nel guidato per poi avere J-Sport rallentare un pochettino nel T3 per dare la scia al suo compagno di squadra. Questo si sta rivelando veramente una grandissima strategia di difesa per mantenere Matthew in terza posizione e non dare la possibilità di attacco nei confronti del pilota in seconda posizione, con Dead che attualmente è vicinissimo. Io Dead lo vedo, come dire, abbastanza carico nel senso che ha voglia di superare Matthew, di portarsi davanti senza aspettare. Ho quella sensazione, lo vedo come ha affrontato il settore, diciamo, più guidato, ora anche queste curve. Vediamo come uscirà qua prima della parabolica. Vediamo, anche perché in questo momento anche Matthew si è portato molto molto vicino nei confronti di Legge, quindi avrà anche lui la scia per tentare di difendersi con... vediamo, 4 decimi sono ancora un pochettino. È molto vicino. Dead esce meglio di Matthew. Matthew non so se forse non vuole neanche avvicinarsi troppo, come dicevi anche in precedenza, alle vetture davanti. Secondo me tentare di avvicinarsi troppo e tentare un sorpasso in questo momento non ha senso, perché si perdono parecchi secondi e poi diventi preda facile di Dead e quindi verrà... Deve stare attento però, perché io ho la sensazione che Dead vorrà provarci a tutti i costi a portare un attacco in questi giri. Scodata di Matthew, di parecchio accentuata. Attenzione, è molto più veloce in questa parte di circuito, ovviamente per la freschezza delle sue gomme. E chiaramente la trazione anche. Più nuove, però poi Matthew riesce a prendere qualche decimino qui in questa chicane con Dead che arriva lunghissimo. Vediamo, eccolo qua, 2 decimi, 3 decimi recuperati in questo momento da Matthew. Questo però è un qua punto riperde tutto, grande. Guarda, eh sì, ma riperde tutto, ma riesce a mitigare recuperando quei 2 decimi.
facendo diventare andare a ritornare Matthew a mezzo secondo, poi si riesce a difendere sul dritto. Sì, perché sì. È lì che ha ragione, perde quei due decimi che lo privano dell'attacco. Poi sicuramente anche la scia chiaramente di legge che aiuta molto più ad Alfa Romeo. Assolutamente, cioè deve tentare vicinissimo qui a curva 4, intanto 21.0 per David, il giro più veloce della gara. Vediamo, E Mauro sta recuperando, piano piano arriva con la sua ala un po' danneggiata, ma piano piano si sta riportando sul pilota Red Bull. Perché stanno girando molto molto lenti là davanti e quindi stanno rientrando infatti anche Flaminio, Advan Seppol e Alessio Fiorino su questo gruppo, perché tutto sommato sono tutti vicini, l'unico un pochettino più staccato è Flaminio a 2 secondi. Vediamo cosa scaturirà tra forse 4 giri, dovremmo vedere se Matthew e le Ferrari vorranno tentare un qualcosa di azzardato, vorranno andare a montare una gomma intermedia. È vero anche che adesso per G-Sport di legge fermarsi vorrebbe dire poi tentare di recuperare tutto per tutto Flaminio e Matthew che... No, troppo vicini sono i piloti dietro, non avrebbero mai modo di, a meno di chiaramente safety car, però ne sono già uscite abbastanza. È anche vero che se si dall'interno ha tentato in tutti i modi di cercare un attacco e ci riprova ancora, scoda un pochettino in uscita di curva 4, ma si è fatto vedere e Matthew deve iniziare a preoccuparsi seriamente, perché Dead continua a rimanergli molto attaccato, sì, ma sì. Non era ancora arrivato a fargli capire che ne ha molto di più. È vicino. Sto giro, se non sbaglio, la chicane è molto molto vicino. Potrebbe tentare anche un attacco tirando una staccata un pochettino più poderosa in curva 1. Il di legge sta perdendo qualcosina, forse da G-Sport, ma comunque 7 decimi ancora. Ma lo fanno sempre nel guidato, sì, lo fanno sì, sempre. Ma poi comunque sono in contatto, quindi sicuramente cercheranno di stare più vicini possibile. Questa volta è uscito forte e questa volta è uscito forte dall'ultima curva. Vedo male anche di legge, ora, però attenzione. No, lo ancora dovrebbe fare. No, ce la fanno tutti. Deve uscire veramente incollato. È rischioso perché poi rischi di andare a finire addosso alla Ferrari anche staccata se non stai attento. Assolutamente sì. Qua Matthew ha sempre una traiettoria interna, tranne lo scorso precedente ha quasi rischiato di appunto di essere infilato da Dead. Qua forse Dead qua stava per fare lo stesso errore di Raffo, solo che qua era la traiettoria più interna, Raffo invece è andato all'esterno, ha preso il sobbalzo e ha perso completamente il controllo. Vediamo a questo punto Dead se smuoverà le acque, sicuramente dovrà inventarsi un sorpasso se vuole guadagnare la posizione su Matthew in un altro punto della pista che non sia la staccata di curva 1, perché sono tutti incolonnati ed è veramente difficile sorpassare già col DRS, figuriamoci senza. Beh, ormai escludo il box, la sosta box ovviamente. Guarda quanti giorni lenti, è rientrato anche Flaminio a 1 secondo e 1. Però ormai, anzi, attenzione a Dead, forse ora è ancora più vicino. È vicino, però perché distante Matthew è a mezzo secondo nei confronti di legge, ma tira una grande staccata. E il pilota della Formeo deve uscire ancora più vicino. Sì, qua è fondamentale veramente non fare il minimo errore, non concedere uno spiraglio. E qua di legge va veramente molto molto piano, infatti si ricompattano tutti in curva 4. Ovviamente di legge con 56 giri di gomma intermedia è veramente sulle uova, credo, in questo momento. Sì. All'aiuto del proprio compagno che lo sta comunque tenendo sotto scia, però fa fatica.
fa fatica nel guidato, perde tantissimo nel guidato, però resiste bene, per ora bene. Vediamo, perché Matteo vicino questa volta di legge. Matteo vicino di legge, ma non riesce a farsi vedere più convinto nei confronti del pilota della Ferrari. È un po' distante J-Sport adesso, troppo distante, secondo me. Cioè, sentirà anche meno la scia, sai. È un secondo. Attenzione, Matthew prende tutta la scia di legge. No. Ha dato tutta la parte elettrica qui. Mamma, come si avvicina, è staccata Matthew. Controllo di Matthew. Attenzione a Dead adesso, perché io lo vedo. All'interno. Matthew si è fatto vedere nei confronti di legge. Attenzione, perché l'uscita è sicuramente meglio del pilota dell'Alfa Romeo. Qua ci sono le scaramucce. Il primo, secondo me, il primo che passa di legge tra Red e Matthew vince la gara. Sì, perché poi a quel punto rimane un bersaglio abbastanza indifeso J-Sport, quindi il primo che passa di legge vince la gara, perché poi di legge utilizzerà la scia del pilota che l'ha passato per ricucirsi al gruppo, e quindi chi rimane dietro si troverà un altro muro nei confronti. Attenzione adesso, un secondo e uno da J-Sport. 1-1, attenzione, perché adesso sono tutti molto molto vicini, con Dede che è molto più vicino di quanto lo sia Matthew nei confronti di legge, ma continuano a utilizzare la scia e si fa vedere un po' all'interno Dead, secondo me deve sfruttare di più l'uscita di curva 1, perché qua ne ha veramente tanto di più. Attenzione all'interno, contatto tra l'ala anteriore destra di Dead e la posteriore sinistra di Matthew. Forse non c'è stato danno, eccolo qua. Danno per Dead che ha provato a costruirsi un... Attenzione, ha perso concentrazione, Z Pro Mauro si inserisce. Passa Z Pro Mauro, che anche lui ha un danno all'ala, e allora a questo punto la vittoria se la giocheranno a tre, a meno che Z Pro Mauro non tiri fuori il coniglio dal cilindro. E poi c'è anche quella, ora non ricordo se la penalità l'ha presa Dead, l'ha presa per collisione con Flaminio, ma poi è uscita un'altra, non l'ha scontata, no? Quindi no, potrebbe richiedere, sì, potrebbe richiedere l'annullamento della... È una situazione strana, quindi un po' un casino. E attenzione a Flaminio adesso, che si attenzione a Matthew, attenzione a Matthew. È vicinissimo, va all'esterno, cerca di favorire l'uscita da curva 1 quando mancano 12 giri al termine di questo Gran Premio, che è stato molto molto lungo. All'interno si fa ancora vedere, ma non riesce ad arrivare nei confronti di legge, tenta di favorire l'uscita anche da curva 4 il pilota dell'Alfa Romeo, quindi legge che è ancora stoico, difende la posizione. Sì, sta cercando Matthew di metterlo in difficoltà per fargli fare traiettorie insolite, consumare maggiormente anche le gomme. La vedo difficile. Se arrivare a praticamente a quanti giri? 60, cioè, è pazzesco. Deve ancora fare 12 giri sia di sport che di legge. È pazzesco. Ai, Dead 2 secondi e 4. Sta perdendo anche da Z Pro Mauro. L'ha data un po' su, si attenzione è dietro, cioè, un po' di scaramucce e bagarre tra Fiorino, Van Seppel, Flaminio, che ora attaccherà Dead, penso, abbastanza. Occhio a Matthew, è uscito bene questa volta di legge, è uscito molto bene. Andiamo dietro, perché adesso invece... Questa volta Flaminio passerà sicuramente Dead un decimo e mezzo tra i due piloti. Però all'esterno si difende Dead. E invece è una gran manovra. Flaminio, grandissimo Flaminio, ce lo siamo persi in live. È una grandissima manovra. Non all'esterno,
per poi avere la trazione migliore e poter tenere dietro la Red Bull. Bellissima manovra. E a questo punto Flaminio può puntare al podio, magari si muove qualcosa là davanti, a meno che lui non ha, anche lui non abbia qualche danno. No, magari. No, nessun danno. Forse qua potrebbe aver avuto un danno forse al fondo, ma non credo, sinceramente. Forse in quel contatto sotto safety car, ti ricordi? Sì. Con Dead probabilmente, ma no. Potrebbe essere. Potrebbe essere, perché comunque da Z Pro Moro sta perdendo anche per le gomme, sicuramente, però sì, certo, Z Pro Moro un danno, quindi insomma vediamo, anzi Z Pro Moro riuscirà a recuperare un po' su Matthew, anche se credo stia perdendo qualcosa il pilota Williams. No, è rimasto, continua a rimanere un secondo e tre, un secondo e quattro. Non perde tantissimo dai piloti che ha davanti. Sicuramente chi continua a fare una gran strategia difensiva è la Ferrari, intanto che Davide continua nei suoi giri veloci. 1.19.6, ancora si fa vedere Matteo all'interno, un dileggio che lascia il minimo spazio. E un Matteo che tutto sommato, anche se inizia a mettere il cappello da ragioniere, e quindi anche se non vince questa gara, tutto sommato ha un gran vantaggio da amministrare nei confronti di J-Sport, e quindi sarebbe quasi inutile rischiare di prendere una seconda posizione. Vediamo. 1-1 intanto Z Pro Mauro, invece sta rientrando, e anche bene, e sta rientrando anche Flaminio in questi ultimi giri, 10 giri al termine, e hanno tutta la calma del mondo le Ferrari e la voglia di far rientrare tutto il gruppone, perché vorrebbe dire mettere pressione a Matthew, che in questo momento non ce l'ha perché ha parecchio margine nei confronti di Z Pro Mauro. Quindi rallentare il ritmo alla Rosberg non sarebbe male. Ma non credo neanche che Matti poi debba necessariamente rischiare e fare magari appunto gli errori fatti dalle Red Bull, no? Che abbiamo visto in precedenza. Ecco, controllo. Oh, Fiorino su Adansepp. Fiorino? Sì. Attenzione a Fiorino, perché Fiorino ha delle gomme più nuove rispetto, meno usurate di Dead, e anche di Flaminio. Un danno in meno nei confronti di Flaminio. Chiaro. Quindi attenzione, perché potrebbe... 9 giri al termine con le Ferrari che non si sono ancora fermate. Dopo 62 giri sono ancora lì, che continuano a tenere la muraglia rossa per attenzione, arginare. Fiorino all'esterno su Dead. Continuano a tenere, diciamo, l'offensiva dell'Alfa Romeo e la stanno contenendo. Intanto una goccia d'acqua non fa vedere nulla a noi telespettatori di quello che stava succedendo alla parabolica. Si continua ad andare, rimane così anche il 64esimo giro, rimane tutto cristallizzato. L'unica cosa che cambia è che Z Pro Mauro è arrivato negli scarichi di Matthew con un danno all'ala in più, ma con delle gomme più fresche. Tanto Dead e Alessio Fiorino continuano ad Alessio Fiorino perde due posizioni. Attenzione. Tanto c'è stata una disconnessione qui dal mosaico da parte di Dead. Speriamo sia solo ed esclusivamente da Discord. Vediamo. Sì, vediamo un po'. La situazione è abbastanza calda, tra Fiorino e Adansepp. Che traverso che ha tirato Matthew all'uscita della prima zona di RS. Ha tirato un traverso incredibile. E infatti Z Pro Mauro, da 9 decimi che era, è riuscito a recuperare 2 decimi. Vediamo. Vanno sulla penultima curva, poi parabolica,
E si va di nuovo verso il rettilineo principale quando mancano 7 giri al termine ormai. 7 giri al termine con Matthew che tutto sommato non vuole prendersi rischi. Chi potrebbe prendersi rischi è Zeta Pro Mauro, che anche se ha un danno comunque sta vedendo il podio a portata ancora con Di Legge, che continua a fare una traiettoria un pochettino più sinuosa per evitare di stressare troppo le sue gomme, che come dicevo prima sono le stesse che hanno montato le due Ferrari da inizio gara. Intanto Zeta Pro Mauro continua a fare quello che può con l'ana anteriore rotta, uno Zeta Pro Mauro che alla fine della terza safety car con le gomme full wet aveva preso il largo e stava comandando il Gran Premio d'Olanda con 2 secondi e 9 nei confronti di Dead. Non si è pure su Dead, curva 9, 10, niente. Niente da fare. Dicevo, con Zeta Pro Mauro che comandava il Gran Premio, poi un'altra safety car ha rimescolato le carte. Dato Fiorino su Advance Apple, passa in settima posizione il pilota Aston Martin. Si viaggia, 66esimo giro, ancora 6 giri al termine con Flaminio che fa il giro più veloce in 1.19.666. Un secondo e 4 di distacco. Con un Alfa Romeo che sta arginando attualmente la doppietta Ferrari che si sta prospettando, con Matthew che continua a farsi vedere minaccioso in curva 4. Forse un Di Legge che con le gomme un pochettino più usurate ha una diversa interpretazione, ma tante volte sembra che Matthew ci si voglia infilare in quel buchetto che lascia l'esperto Luigi Di Legge. Un secondo e uno Flaminio, attenzione, e si sta riunendo e sta diventando anche un puntetto. Attenzione anche dietro, perché Alessio Fiorino e Van Seppolo ci hanno provato, ci stanno provando su Dead ora, forse questo però è stato un contatto tra Fiorino e Dead. Dead per le due posizioni non ha danneggiato ulteriormente la vettura, penso, però chiaramente ne ha approfittato a Van Seppolo. Perde due posizioni, quindi Dead è un peccato per la Red Bull, molto irruenta sia con prima Raffo Idex che poi ha portato al ritiro dello stesso pilota causando la prima safety car, e poi con Dead che ha provato a passare Matthew ma facendosi vedere è andato poi a urtare la sua ala anteriore sulla posteriore sinistra di Matthew. E quindi poi il tracollo verticale che ha subito intanto ai box Dead, quindi penso che vada per il giro veloce in questo momento il pilota della Red Bull e prendersi almeno il punticino bonus. Vediamo allora, Matthew ancora molto molto vicino, ma ormai è un valzer che conosciamo a memoria con le due Ferrari che vedono a 5 giri dal termine il traguardo sempre più vicino dopo una gestione gomme magistrale compiuta fino a qui, forse aiutati anche dalle 4 safety car che tutto sommato hanno tolto 12 giri di gara, però comunque ne rimangono parecchi sulle spalle di queste gomme. 68 di 72, si continua, rimane tutto cristallizzato con Flaminio che è arrivato nei confronti di Zeta Pro Mauro. Dicevo, un Alfa Romeo prima che sta tentando in tutti i modi di arginare la doppietta Ferrari attualmente in pista per il campionato costruttori. Sono queste le due scuderie che si stanno giocando in maniera un pochettino più accesa il campionato costruttori. Vediamo se Zeta Pro Mauro tenterà almeno lui di fare un attacco, di cercare il podio in Master League. Sarebbe il primo, se non mi sbaglio, Mark, di Zeta Pro Mauro. Credo di sì, vado a controllare. E potrebbe essere il primo podio
di Mauro Perazzo l'anno scorso in Pro League, già vincitore l'anno scorso di parecchi gran premi nel campionato cadetto nel 100%. Sì, ti confermo. Sarebbe il primo podio allora di Mauro Perazzo. Vediamo se Z Pro Mauro vorrà andare all'attacco di Matthew, che come detto saprà disegnarci molto molto bene l'ala posteriore della Ferrari. Attenzione, perché vicino questa volta Matthew non riesce a farsi vedere a sufficienza per tentare un su di legge che, come ripeto, ha 68 giri di gomma diciamo sul groppone insieme al suo compagno di squadra, con Matthew che questa volta era molto molto vicino e ha tentato un attacco ancora più corposo nei confronti di legge, che sta facendo una gara eccezionale per difendere la vittoria. Attualmente sarebbe del suo compagno di squadra J-Sport. L'avevamo detto ad inizio gara per lui, ovviamente la pioggia poteva aiutarlo, ma addirittura unire la pioggia alla sua principale caratteristica, che è la gestione gomme, non ce l'aspettavamo. Attenzione, perché di legge ha avuto una scodata non fruttuosa, infatti si fa vedere Matthew, esce meglio però da questa curva di legge, infatti recupera qualcosina. Ha fatto una scodata parecchio vistosa il pilota della Ferrari. Addirittura adesso utilizza molto di più i cordoli Matthew, che anche lui comunque ha 44 giri di gomma, quindi veramente molto molto bravi questa sera i piloti master nella gestione. Tanto Dede ha rubato il giro veloce in 1:18:09, quindi va a prendersi il punticino extra il pilota della Red Bull, che si stava giocando, come detto prima, per chi si fosse collegato solo adesso, intanto David 1:18:08, per chi si fosse collegato solo adesso, la vittoria a metà gara se la stavano giocando Dede e Z Pro Mauro con le full wet, poi una girandola di safety car, addirittura 4 in 6-7 giri, hanno completamente rimescolato le carte e hanno fatto sì che le due Ferrari hanno deciso di non fermarsi in nessuna di queste safety car, e ha portato a un qualcosa di impensabile fino a questo momento, ovvero non andare a fermarsi con questa gomma intermedia. Un Matthew che si fa vedere parecchio 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 nei confronti di legge, è andato addirittura a passare sul cordolo interno e ha tirato una scodatina, ma tutto sotto controllo per l'Alfa Romeo di Mattia De Campo. Urca quanto utilizzano i cordoli adesso, la pista ovviamente si è andata ad asciugare man mano. È un peccato non poter vedere Z Pro Mauro battagliare attenzione, perché ha tirato una scodata proprio il sopracitato Z Pro Mauro, infatti è uscito molto molto lento, si va a difendere tutto sulla destra con Flaminio che prende l'esterno. Vediamo se tenterà l'attacco il pilota dell'Alfa Romeo, va all'esterno Flaminio, ma riesce a resistere all'interno con Z Pro Mauro, che ricordiamo che ha un danno all'ala. Ancora Flaminio, ma grandissima prova di forza di Z Pro Mauro, che riesce a tenere la quarta posizione. E attenzione, perché Matthew ha solamente questo giro e un altro per tentare almeno di prendersi la seconda posizione. Attualmente siamo al penultimo giro con le due Ferrari in testa, non hanno fatto nessuna sosta, ricordiamo, nessuna sosta per le Ferrari, ma Matthew è vicinissimo, prova all'interno in questa curva, ma niente da fare ancora, avrà grosso modo altre 4-5 chance per giocarsi la seconda posizione. Ma ancora Matthew che esce molto molto meglio rispetto a di legge, prova a farsi vedere qui la staccata, ma nulla, il rettilineo è troppo troppo corto per tentare un attacco in velocità. Ma a questo punto di legge ha perso anche il treno del suo compagno di squadra, che sta tentando in tutti i modi di aiutarlo a mantenere l'1-2 Ferrari. Arriva J-Sport, che va a sancire l'ultimo giro sul circuito di Zandvoort, Gran Premio d'Olanda della Master League. È stato molto molto insolito come Gran Premio, come detto una metà gara funestata dalle safety car, il ritiro di Raffo Idex, poi di Stem, poi di Alesi e poi di Raffo Idex, di Alesi, poi di Stem e di Namek in ultimo, e hanno causato 4 safety car di fila.
E quindi intanto vi ricordo che adesso potete votare il Driver of the Day sul nostro canale Twitch. Matthew si fa vedere ancora verso Di Legge, ma Di Legge continua a essere stoico nella sua difesa. Cerca in tutti i modi Matthew di fare traiettorie differenti per cercare di favorire l'uscita e la trazione nei confronti del pilota della Ferrari, ma J-Sport si appresta a fare qualcosa di incredibile. Una gara senza nessuna sosta, 71 giri di gomma intermedia, va a terminare così con J-Sport che riapre il campionato. Una prova di forza assurda della Ferrari, va a vincere il Gran Premio d'Olanda con Matthew e Di Legge che vanno in volata, ma ancora la vittoria, la seconda posizione va a Di Legge, quindi 1-2 pazzesco della Ferrari. Terzo Matthew, quarto Z Pro Mauro, quinto Flaminio, quindi l'Alfa Romeo in secondo per i punti del campionato costruttori. Tutto sommato ci mette una pezza con Flaminio che addirittura ha preso 10 secondi di penalità, quindi anche per ignora bandiera gialla e per il contatto avvenuto con Davide sotto safety car dopo quella sfortunata situazione con Davide che voleva in tutti i modi sdoppiarsi e purtroppo ha causato un po' di panico alla ripartenza dell'ultima safety car. Mark, prima che te ne vai, un commento. È stata una gara, una maratona più che una gara, però alla fine ci ha fatto divertire con una Ferrari che sta pazzesca. Sì, il driver, il voto del driver lo darei proprio alla Ferrari, due piloti Ferrari insieme, però, perché secondo me hanno costruito una seconda parte di gara specialmente sulla strategia. Io sinceramente non so se avrei fatto la loro strategia, ecco, no? Pensare di rimanere tutto quel tempo, poi chiaramente non sono uscite altre safety car magari, però tutto sommato io penso che sia stata una grande strategia e un rammarico per la Red Bull, perché come continua a rimanere l'idea che aveva una gara in pugno, però troppa fretta, troppa furia ha fatto vanificare il tutto, ecco. Grazie mille, e quindi prima posizione per J-Sport, poi secondo Di Legge, terzo Matthew a chiudere il podio, Z Pro Mauro in quarta posizione, quinto Fit Flaminio, sesto Alessio Fiorino, settimo Advance Apple, ottavo Dedde che dopo il danno all'ala è riuscito a strappare il giro veloce 1.18.533 dalle mani di David che lo ha perso per solo un millesimo, e quindi questi i 9 piloti ad essere arrivati al traguardo. Decimo poi c'è i ritirati, sono una Mac in decima posizione, ma solamente per ordine di ritiro, Alesi, Sdem e Raffo Idex. Io direi, Ale, andiamo un po' in a fare un piccolo mini spot, magari ci vediamo tra poco quando arrivano tutti i piloti per le interviste, quindi rimanete con noi per sapere quanto era l'usura delle Ferrari al 72esimo giro. A tra poco.
Ed eccoci in diretta per le consuete interviste da questo sfondo molto, molto spiaggioso. Ripassiamo alla gara che invece ha visto tutt'altro clima. La gara di EA Sport, io avevo definito all'inizio che questa poteva essere la tua gara quando avevo andato le previsioni da bagnato, in più con la gestione delle gomme avete fatto perché anche di legge ha seguito la tua strategia, sì, un pochettino aiutati dal safety car, ma intanto arrivarci a 72 giri di gomma intermedia. La prima domanda è: a quanto era l'usura? E poi io ho definito la riapertura del campionato, perché tutto sommato prendi parecchi punti nei confronti di Matthew, e come te la vedi per il proseguo della stagione? Con un di legge informissima che può darti una mano. Ma allora, innanzitutto voglio ringraziare il mio ingegnere Manuel e voglio ringraziare comunque anche Luigi, perché abbiamo fatto un lavoro, io credo, incredibile. Allora, quando ho visto il bagnato, sinceramente, al contrario di come tutti vi aspettavate, non ero contento, perché quest'anno, come ho detto anche già in altre occasioni, sull'acqua non è che vado così bene. Infatti ero un po' preoccupato, Mattia andava molto forte inizio gara, io gli stavo dietro, ma a un certo momento cambiava passo quando voleva e non volevo prendere troppi rischi. Dopodiché abbiamo giocato il jolly, il mio ingegnere mi fa il contrario di Matthew, io pensavo che Matthew montasse le full wet e ho detto vabbè, tiro fuori con le intermedie, rimango fuori. Quando ho visto che lui era con le intermedie ho detto: se nel caso siamo full wet e siamo su intermedie tutti e tre, siamo in pari condizioni, io sto davanti a lui. E niente, ce la siamo giocata così, aiutati tantissimo dalle safety car nella parte centrale, perché l'acqua era veramente tosta a un certo punto, aquaplaning soprattutto curva 1 e nella parte dietro della pista, soprattutto dal tornante fino alla fine del primo settore. Dopodiché, quando mi hanno passato quelli con le full wet, quindi Z Pro Mauro e Dead, ho capito che però la pista stava ricambiando faccia e da lì mi sono sempre più convinto che la strategia era giusta, rimanere fuori. E comunque con Luigi cercavamo di stare attenti a ogni ripartenza, perché era un nodo cruciale, era soprattutto curva 1, che era veramente delicatissimo. Dopodiché praticamente tra safety car, il problema di Mattia, perché me ne sono accorto da solo che avesse qualche problema, perché all'ultima curva non apriva più gas come faceva, infatti Luigi lo controllava anche abbastanza bene, e da lì era soltanto gestione gomma. Io sono andato piano, Luigi andava piano dietro di me, sapevamo che era tipo Monte Carlo, bastava che seguivi la traiettoria giusta e dietro era difficile che ti passava. Io sono arrivato col 70%, se qualcuno volesse sapere quanto ero alla fine, quindi sono andato via liscio, guardavo soprattutto Luigi e sono stato felicissimo che l'ho visto all'ultima curva sbucare lì dietro con Matthew, doppietta. Boh, doppietta clamorosa. Molto bene, grazie Jay, magari ci sentiamo dopo se qualcuno ha qualche domanda dalla chat. Andiamo al tuo compagno di squadra, Luigi Di Legge in grande spolvero, come ho detto prima. A te chiedo due cose: quanto è stato difficile continuare a vedere Matthew così vicino, di tre decimi, sempre all'ultima curva, e come è stato difficile tenere i nervi saldi sapendo che comunque vi stavate giocando anche una fetta di campionato costruttori, perché adesso con gli attuali risultati siete davanti in classifica. E come può essere ovviamente il finale di stagione per te, e soprattutto come vedi la lotta al Alfa Romeo Ferrari? Buonasera, vabbè, innanzitutto complimenti sia a Jacopo per la vittoria straordinaria che a Matthew, perché comunque è sempre un piacere lottare con lui, io spero che la cosa sia reciproca. Niente, io sono sudato, ho tolto un po' di ruggine perché era da un po' che non difendevo così, però sapevo che comunque la gara era a due spot di sorpasso, che erano curva 3, il banking, e quella nel T2 prima di arrivare a fine settore. Quindi chiuse quelle due porte, a meno di errori era difficile comunque trovare degli spot di sorpasso.
Detto ciò, grandissima gara. Io non me l'aspettavo di fare podio perché ero indietro e era impossibile passare, lo sapevamo. E nonostante ciò, abbiamo fatto la strategia a sosta unica. Io però ero un pochino più in crisi con la gomma rispetto a Jacopo. Io ero quasi all'80 perché ho sbagliato sotto safety car a scaldare le gomme col full lock e quindi l'anteriore caricava spesso. Niente, col costruttori è fondamentale, è importantissima una gara del genere perché allunghiamo di parecchio, però il campionato è tutt'altro che finito, mancano ancora 7 gare e di certo loro non stanno a guardare, saranno sicuramente agguerriti, già dalla prossima proveranno il contrattacco. Detto ciò, ecco, per quanto mi riguarda mi levo qualche sassolino dalla scarpa. L'anno scorso mi hanno detto che ero bollito, che corri a fare, chi te lo fa fare. Oramai sei lento, i giovani vanno più veloci. Io sto qua. Più me lo dite e più mi fa piacere che trovo motivazioni per tornare un pochino più su. Per quanto riguarda me, fino a fine stagione voglio rimanere qua. Dove sto adesso e se mi riesce a vincere una o due gare, anche se so che è impossibile perché davanti hanno un ritmo leggermente superiore, però io ci voglio provare lo stesso. Molto bene, grazie Luigi. Passiamo a Matthew, c'hai di tutto su quella scrivania. Chiamala scrivania, è un tavolino che l'ho Tavolino trovato per caso gigantino, guarda. bene, a te vorrei chiedere due cose. Io ho definito l'ultima parte di gara. Tutto sommato, ti sei messo il cappellino da ragioniere. Hai parecchi punti di distacco dal secondo pilota KJ Sport in classifica costruttori, quindi tutto sommato questo terzo posto ti può anche andare bene. Però quanto hai avuto paura quando hai visto che i piloti con le gomme wet andavano parecchio, parecchio di più e se ti aspettavi a un certo punto della gara, tranne il valzer di safety car, di magari poter sprofondare un attimino di più di quello che della posizione in cui eri e soprattutto come è stato gestirla in lotta con un danno al fondo? Allora, diciamo che io ero più propenso a mettere le wet, poi i miei due ingegneri Antoni, che ringrazio comunque di tutto quello che hanno fatto dall'inizio della stagione, mi hanno detto che comunque le wet non sarebbe stata un'opzione buona, vedendo il futuro, andando verso fine gara, perché tornavo da intermedie. Io poi su queste scelte non voglio mai decidere perché quando decido sbaglio, quindi mi sono fidato dei miei ingegneri e ho detto mettiamo le intermedie, poi, anche perché in fondo comunque non ci potevo andare. Anche con tutte le safety car non penso che ci sarei riuscito. E poi, beh, se io non mi fossi fermato, si sarebbero fermati loro e magari sarebbe andato uguale, quindi quello non si può sapere. Col senno di poi, sì, magari potevo mettere il wet, che così non avevo il danno al fondo, avevo gomme più nuove alla fine, fermandomi dopo come hanno fatto sotto safety car. Però comunque non mi immaginavo tutte queste safety car in così poco tempo. E diciamo che poi, onestamente, non so cosa è successo con Raff e mi dispiace se è colpa mia, ma io ero lì a destra e poi a tutto un tratto vedo che ho danno nel fondo e lui che è ritirato, quindi onestamente non so neanche cosa è successo. E poi niente, diciamo che ho cercato di difendermi come potevo, più che altro era in trazione che facevo un po' più di fatica e non avevo più feeling, anche nella parabolica, che dove era il mio punto comunque di forza, non riuscivo a uscire così bene. L'unica volta che ero uscito attaccato era finita la gara, quindi niente. Ho provato di tutto, comunque Luigi è sempre bravissimo a difendersi, è stato perfetto, Jacopo pure. Mi dispiace solo per i costruttori perché sono un po' giù di morale da quel punto di vista perché sono 2 anni che o a me o al mio compagno di squadra ogni gara succede qualcosa e non riusciamo a prendere tutti i punti che secondo me dovremmo avere. E in più quest'anno io ho lasciato indietro tanti tanti punti, quindi sono un po' triste da quel punto di vista. Dal punto di vista del pilota, comunque non sono super felice, però comunque so che comunque il passo dovrei averlo per tutte le gare, quindi lì dipende un po' da come va. Quindi spero che mi andrà male sempre. Vorrei più gare come Belgio, dove non ci sono le safety car, però non si può avere tutto dalla vita.
Vabbè, diciamo che quest'anno la Codemaster con la Safety Car l'hanno fatta funzionare un po' meglio rispetto agli altri anni, però purtroppo con danni al fondo, la gestione della traiettoria e tutto il resto entra molto più soventemente, perché è difficile mantenere la macchina in pista, quindi... Questa volta la Safety Car è l'unica cosa, secondo me, mi permetto di dire, che su cui non si può dire nulla alla Codemaster, perché cioè, purtroppo sono avvenuti dei ritiri in cui ho visto almeno due o tre ritiri in live, la macchina era in mezzo alla traiettoria, quindi poteva dar fastidio. Per quanto riguarda niente, io avevo visto un Paolini e Luca Flaminio che è entrato in live, dava... Cosa stavi facendo? Ti sei addormentato di nuovo? Cosa hai fatto? Adesso se n'è andato, è un peccato, magari vediamo se lo ribecchiamo tra qualche secondino. Intanto dalla live, dalla chat, ti fanno i complimenti per la vittoria Lopensky e il tuo compagno di squadra che te li ha fatti anche in live, quindi bravo JJ. Andiamo a dare il driver of the day, che non riesco a vedere perché, signor Flaminio, io non sono moderatore, quindi non vedo i risultati. Signor Flaminio, se n'è andato. Secondo me l'ha vinto Jay, però c'era un testa a testa tra Jay Sport e Di Legge, quindi se avete fatto primo e secondo, secondo me è finita anche per così. Per me più lui, perché alla fine io dovevo gestire, ma lui ha dovuto gestire. Cioè, all'improvviso ho visto dalla mappa, eravamo 6-7 attaccati. Una roba fuori di testa un certo momento. È stato bello, tra virgolette, perché a un certo punto eravate tutti nel DRS di tutti, dal primo all'ultimo, tralasciando le safety car. C'è stato un momento della gara che eravate tutti molto molto vicini. Che la qualifica è stata veramente stupenda, perché eravate tutti in meno di un secondo, e quindi siete stati molto bravi. In una gara normale, sarebbe stata un po' diversa la questione. Qua ha inciso tantissimo il fatto che già non passi sull'asciutto, sul bagnato togli il DRS, è praticamente impossibile, e quindi ti puoi permettere, come a Monte Carlo, 2-3 secondi, oppure alzi di mezzo secondo, un secondo il passo e gli altri si adeguano. Ecco, diciamo che è stata più la fortuna di una pista così che il fatto che comunque uno era più veloce dell'altro, perché alla fine si è appianato tutto, tant'è che mi stavo preoccupando di Dead e Z Pro Mauro con gomma nuova, sono arrivati lì e non passavano noi che avevamo gomma più usata, quindi... Boh, io, ecco, per chiudere, è stata una gara stupenda, abbiamo guadagnato punti importanti, però, ritornando, visto che prima ho sviato la domanda sulla classifica, guadagno punti adesso, però la probabilità che Mattia va più forte di me in molte più gare è molto più alta, perché Mattia è veramente veloce, cioè io posso inventarmi qualcosa, il problema è che tu non puoi vincere un campionato inventandoti 22 volte su 22 gare. Non è praticamente possibile. Cerchi di essere sempre lì. Mattia per ora è sempre lì. Noi cerchiamo di ostacolarlo in qualche modo, e soprattutto il costruttore è fondamentale in questo momento. Diciamo che quest'anno ti va bene, te ne devi inventare solamente 20, perché quest'anno sono 20, non sono 22, quindi già hai due preoccupazioni in meno. Io ringrazio tutti voi, ragazzi, grazie Jay, grazie Matthew, grazie Luigi, per essere rimasti qui. Se volete potete andare, nel mentre che aspettiamo che mi passi, sembra la finale di Sanremo, ragazzi, mi devono arrivare gli exit poll di chi ha vinto il driver of the day. Se volete rimanere, magari parliamo un pochettino anche di qual è la macchina che vi è piaciuta di più delle prime tre che sono uscite. Aston Così. Martin. Sì, Aston anche per me. Beh, io ho definito, hanno tolto quel rosa che era inutile. Luigi? Nessuna, non nessuna. Condivido il regolamento nuovo, non mi piace. Ah, ok. No, io dicevo a inizio live, hanno tolto quel rosa che non ci azzeccava niente nella Aston Martin, hanno utilizzato le sfumature di verde come si vedeva nei rendering che facevano a inizio campionato.
è una macchina molto più bella rispetto all'anno scorso. Sembra la Vantage con quel giallo lì che esce a fare le linee. Un po' la Vantage, vabbè, colore classico Aston Martin. Per ora delle tre è la migliore, mi piace proprio anche a livello estetico, come anche come vettura, sinceramente a me piace molto. Sono curioso domani di McLaren, secondo me McLaren fa qualcosa anche che può battere l'Aston Martin nelle mie preferenze per ora. Assolutamente, ma non mi è piaciuta invece la Red Bull, non so cosa ne pensate voi, c'è troppo giallo nel musetto, sì che il musetto è un pochettino più lungo rispetto all'anno scorso, però c'è troppo giallo nel musetto e stona un pochettino, e l'hanno utilizzato anche nella parte dietro al sedile, ne hanno utilizzato troppo. È bella la parte ovviamente classica, opaca, potevano usare un pochettino di più, la Red Bull ci ha sempre stupito, può fare qualsiasi cosa la Red Bull, hanno tantissimi designer eccetera eccetera, secondo me un qualcosina di più lo potevano tirar fuori, sinceramente l'AS era quel che è, che alla fine gli sponsor pagano e l'AS deve tenere quelle colorazioni lì, però la cosa che mi ha stupito di più è stata appunto, come dicevi tu, il ritorno al classico della Aston, con sembra effettivamente la safety car di quest'anno, che abbiamo visto quest'anno, forse un pochettino meno giallo la linea che hanno messo fuori, però alla fine hanno veramente azzeccato tutto. Io sono curioso, non so voi se la pensate come me, della Ferrari, perché le divise sono nere e rosse. Chissà come, ovviamente il rosso ci sarà, ma chissà quanto sarà predominante il nero, cioè, chissà, rosso e nero, che bei colori, cavolo, bellissimi colori su una monoposto da Formula 1. Matthew, cosa ne pensi tu dei colori? Allora, la divisa non mi piace tantissimo, mi sembra più dei benzinai che altro, quindi spero che si divertano un po' di più. Vabbè che hanno la Shell che gli fa da sponsor, però addirittura dei benzinai. Ma appena ho visto quella foto ho detto, ma questi sono due benzinai, non sono i due piloti. Però, vabbè, una volta c'era la Jeep. Quelli sono gusti. Spero che non ci sia troppo nero, perché la Ferrari secondo me deve essere 90, almeno il 99% rossa, quindi spero che avrà magari quei segni gialli che ha l'Aston Martin, che sono neri, magari sono un po' belli, che non sia magari messo un po' a caso, un po' come il muso della Red Bull, che quello sia, secondo me, è troppo giallo. Io penso che il nero della Ferrari sarà nella parte dietro, nella zona della Coca-Cola, il cofano motore, penso lì. Quindi a mo' di anni 90, sì, fine sì. Anni 80, inizio anni 90. E credo che vogliano tornare un po' indietro anche con il look con la Ferrari, secondo me, anche perché con l'ingresso di Santander, che generalmente Santander comunque mette più bianco, soprattutto nella zona delle ali. Per esempio, non so, quando c'era Alonso nel 2010, che c'era Santander che era arrivata, l'alettone della Ferrari completamente bianco, sia anteriore che posteriore, quindi credo che ci saranno sti tre colori, secondo me, sulla Ferrari. Come design penso che vedremo molto simile alla Haas. L'unica curiosità che ho è sulla sospensione anteriore, perché da quanto ho capito la Haas sembra tendere per un push rod, mentre sembra che la Ferrari vada per un pull rod. Era questo più che altro la differenza, almeno quanto ho letto nelle scorse giornate. Credo che comunque ci sarà tanta curiosità. La Red Bull non avrà quella livrea, secondo me, perché il muso, secondo me, della Red Bull è troppo lungo. Dal mio punto di vista non penso che quello sia il muso, secondo me sarà molto più corto nella parte frontale della vettura, perché tanto io, da come ho capito, credo che comunque quella era una macchina del 2022 prototipo fatta da Formula 1, a me non mi sembrava minimamente una Red Bull progettata da loro così troppo semplice. No, è un muletto, cioè hanno fatto vedere come saranno le linee, ma non vogliono far vedere nel dettaglio, quindi ci sarà qualche appendice aerodinamica in più, magari un musetto un pochettino più rivisitato. Corto. Quasi sicuramente, perché abbiamo visto sia Haas che Aston Martin, il musetto finisce quasi a tre quarti dell'ala anteriore, invece il musetto della Red Bull va un pochettino più avanti.
Però la cosa che a me fa piacere è che intanto ci siamo tolti Mission Win dal cavolo. Portava un po' sfortuna, che sì, da quando l'ha messa non ce l'andava bene una. No, ne abbiamo vinto mezza. Dal 2017 è iniziato lo sponsor, da Suzuka 2017, e Suzuka 2017 è morta una candela del motore di Vettel. Quindi, più che altro l'effetto si è visto subito sulla Ducati, che ce l'aveva pure lei appena tolta nel 2021, ha cominciato a vincere molto di più, quindi esatto, nel 2020 era crollata. E tra l'altro Ferrari risponde con Snapdragon, quindi magari, come diceva dalla chat il buon Danny, magari rosso, nero e bianco per richiamare il logo di Snapdragon potrebbe utilizzarlo. Comunque mi sono arrivati finalmente, peggio di Amadeus alla finale di Sanremo 2022, mi sono arrivati i risultati. Ha vinto il buon Jakub Rokita con il 41% dei voti, quindi ti prendi anche il driver of the day dalla chat. Complimenti, complimenti Jacopo. Niente, io ragazzi, se volete andare, grazie per avermi tenuto compagnia, aver tenuto compagnia anche ai nostri spettatori, quindi potete andare da Mark che vi sta aspettando. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi, buonanotte. Io ringrazio a questo punto anche il buon Bendy, grazie Bendy per essere rimasto anche tu in questo piccolo fuori programma. Luca Flaminio se n'è andato, non c'è più, quindi ci saluterà un'altra volta. Ragazzi, appuntamenti di Formula Italian Team. Ultimo appuntamento qui in Olanda domani con la Prime League, il ritorno di Luni, chissà cosa potrà succedere nella lotta al titolo con Ferra che sembra sempre più lanciato alla vittoria del titolo in Prime, categoria cadetta al 50%. Da lunedì invece si vola in Italia, nel nostro bel paese, a Monza, quindi lunedì ci sarà la Sport League, poi Pro League, Master League al giovedì e venerdì in Prime. Grazie a tutti, vi ricordo www.formulaitalianteam.com per trovare tutte le chicche del post-gara dei piloti, oppure anche per iscrivervi, perché se per caso volete partecipare ai nostri campionati potete farlo tranquillamente con l'iscrizione al forum. Ci trovate sui social, Instagram, Facebook, Twitter, siamo ovunque tranne che su TikTok. Lei cosa mi rientra in questo momento? Io prima la cercavo perché mi servivano gli exit poll e adesso mi rientra come Paolini. Non va bene perché stavamo chiudendo, è inutile che fa il ghigno, è inutile che ride sotto i baffi, ok, con le luci blu là dietro, deve avere le luci minimo bordeaux per essere in pandan con l'Alfa Romeo. Sì, grazie, molto gentile. Comunque grazie a tutti ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti, a nanna presto, solo se la Master non è lì, attenzione.